Buonasera e benvenuti a Vox. La nostra trasmissione questa sera è dedicata alla salute, quindi il nostro ospite che avete appena visto impallare la camera numero uno è il dottor Piero Mozzi, che salutiamo e col quale parleremo di un argomento terribile, i tumori. Forse uno dei più difficili e scabrosi che abbiamo affrontato in questa nostra scaletta che ci ha tenuto compagnia per tutta la stagione. Quindi l'ospite principale, il dottor Mozzi, lo abbiamo già presentato. Adesso saluti a Fabrizio Vertua. Buonasera a tutti. Arrivato. E un sorriso e un bacio speciale a Gianni Leani, che come vedete non solo è qui con noi a condividere lo studio, ma è anche in ottima forma. Ciao a tutti, siamo tornati, sì. Ben ritornato. E naturalmente non potevamo non completare il giro del team di lavoro con Federica Bandirali. Buonasera a tutti. Tre mesi. Prontissima, come sempre, efficiente, che si dividerà tra lo studio e la redazione, dove raccoglierà le vostre telefonate e mail. E vi ricordo che, essendo in diretta, molti di voi riusciranno ad accedere quindi alla telefonata con il dottore, quindi a parlare direttamente con lui. Per tutti gli altri chiediamo un po' di pazienza, vero Federica? Certo. Se vuoi ricordare tutti i recapiti. Sì, i contatti per questa sera, il numero di telefono è 0372 593144, mentre l'indirizzo email è box@telecolor.net. Come vi dicevamo, l'argomento è veramente molto difficile, i numeri sono drammatici, sappiamo che i tumori sono in aumento, dobbiamo imparare a convivere con questa malattia grave che, se andrà bene, diventerà una malattia cronica e che interessa la popolazione di tutte le età, ma soprattutto la popolazione che invecchia, perché il patrimonio genetico, a quanto ci dicono, sembra deteriorarsi e quindi si va incontro a questo meccanismo per cui le cellule impazziscono e proliferano a dismisura. Ormai siamo ad un terzo, un italiano su tre purtroppo si ammala di tumore. Possono esserci varie forme, benigne, maligne, poi lo vedremo magari con l'aiuto del dottor Mozzi. Sicuramente comunque è una patologia che continua a farsi strada nella nostra società. Di cui moderna. Si sa molto moltissimo, perché i laboratori sono in continua ricerca, ma si sa comunque troppo poco, tant'è vero che le armi che abbiamo a disposizione e le terapie spesso sono molto forti, devastanti per l'organismo e non sempre portano al risultato finale, cioè non sempre c'è al capolinea la guarigione, bensì ancora oggi nei paesi quelli cosiddetti sviluppati è la prima causa di morte. Allora, la parola adesso al dottor Piero Mozzi. In tanti ci hanno provato, ci stanno provando, in pochi hanno attribuito la relazione prima, principale, dell'insorgenza dei tumori al cibo. È vero, ci dicono cercate di mangiare bene, fate 5 pasti al giorno comprendenti frutta e verdura, abbiate uno stile di vita, diciamo, sobrio e attenti ai cibi, alla qualità dei cibi. Però nessuno prima d'ora ci aveva messo in guardia sulla relazione che c'è tra il nostro gruppo sanguigno, su quello che noi mangiamo e la possibile insorgenza dei tumori. Sì, sicuramente. Prima o poi ci arriveranno la cosiddetta ricerca, la cosiddetta scienza medica. No, intanto stasera vorrei fare una premessa, perché l'argomento di cui parliamo è un argomento, insieme a quello della prossima volta, ossia delle malattie autoimmuni, ma quello dei tumori è un argomento veramente tremendo, nel senso che una persona quando incappa in un tumore praticamente può avere la sua vita totalmente modificata, anche per quello che concerne il suo stato di paura, di tensione, anche perché sì, la medicina ufficiale ha fatto dei passi da gigante, però appunto le persone affette da tumore sono in grande aumento. Certamente la mortalità si è abbassata, ma sono aumentati tantissimo i numeri di malati. La durata della vita delle persone colpite da tumore si è prolungata. Ma non si sa
se effettivamente perché il tumore è stato così sconfitto, oppure se perché la diagnosi è stata fatta precocemente. Rispetto a qualche decennio fa, la possibilità di fare diagnosi precoce è aumentata, vengono fatte nei primi stadi. Però l'unica cosa certa è che si brancola nel buio. Non c'è un tumore che abbia una causa ufficiale, accertata, vera, reale. Dai tumori al cervello, dai tumori al fegato, dai tumori al polmone. Il tumore al polmone è il solito noto, per il tumore al polmone è il fumo di sigarette. Poi quando si scopre che il tumore al polmone ce l'hanno forse di più i non fumatori dei fumatori, al che uno dice, cribbio, qua c'è qualcosa che non quadra. E quindi ci deve essere qualche altra causa. I tumori al seno, della mammella, i tumori dell'utero. Adesso stanno intraprendendo la campagna di vaccinazione di massa delle donne in età praticamente puberale, insomma, contro il papillomavirus, come se il papillomavirus fosse responsabile. Poi si scopre che questo papillomavirus, prima o poi si scoprirà che non c'entra un bel niente. C'è qualcuno che indebolisce le difese immunitarie, per cui il papillomavirus può creare dei danni. Ma allora la correttezza lì, poi, dottore, dobbiamo dire, il pubblico deve essere informato che il vaccino attualmente a disposizione copre per un particolare tipo di papillomavirus, sì, però non dà una copertura totale. Sì, quindi non dà, e poi deve essere continuamente ripreso. Sicuramente io credo che faccia bene a qualcuno, ma dubito che quelle persone a cui fa bene siano le donne. Comunque stasera, ecco, non vorrei suscitare così speranze, aspettative incredibili, ecco, prendete sempre con le molle le cose che io vi dico, prendetele con le molle, dubitate all'infinito, ma provatele, sperimentatele. Io ho conosciuto nell'arco della mia vita persone che hanno, sì, avuto dei buoni successi con i tumori. Il caso più stupendo di una ragazza, era 23enne, in provincia di Piacenza, aveva un carcinoma alla tiroide, a 23 anni la prospettiva era quella, praticamente intervento chirurgico da togliere totalmente la tiroide, dosi massicce di chemio, di radio, e poi prendere Utirox per tutta la vita, cioè la tiroxina. Gli ormoni per tutta la vita. Gli ormoni per tutta la vita. E questa ragazza, spaventata, terrorizzata, si è messa lì, si è fatta 40-50 giorni a succhi vegetali, e dopo 40-50 giorni di succhi vegetali non c'era assolutamente più traccia del suo tumore, insomma. Prima che lei arrivasse, sì, qualche minuto, quindi prima dell'inizio della trasmissione, con Gianni Leani parlavamo dei vari medici, delle varie figure che hanno fatto un pochino la storia degli ultimi anni, figure eclatanti che si sono messe in contrapposizione alla medicina ufficiale e che hanno sicuramente subito delle sconfitte morali e anche umane, professionali molto, molto forti, molto incisive. Pensiamo al caso del professor Di Bella, pensiamo al caso del dottor Hammer, che mi pare sia tuttora imprigionato. Ognuno ha cercato la sua strada per dare una risposta alla cura dei tumori, che non sia quella legata alla medicina tradizionale. Io vorrei che lei ci chiarisse in che posizione si trova, dottor Monti. Ma io ero ragazzino, era saltato fuori il caso di un, non so se di un medico, di qualcuno del ramo, o farmacista o biologo, che aveva, adesso mi scappa il nome, accidenti, non mi è venuto in mente in questi giorni di andare a fare una ricerca, che lui aveva trovato, secondo questa persona, un rimedio per il tumore partendo dagli escrementi delle capre, dicendo che le capre erano gli unici animali che non si ammalavano di tumore, quindi c'era. E poi però la storia è finita lì, come al solito, quando le cose vanno in mano
al controllo ufficiale della medicina ufficiale, che ha dei suoi modi di pensare, di concepire la ricerca, di concepire la medicina, è difficile. Di Bella ha fatto un grosso errore. Di Bella, non metto il naso nella storia di Di Bella, io come al solito Di Bella ritengo, tanto per chiarire la mia storia con i tumori, con la causa dei tumori, ma con tutte le malattie, ma soprattutto quella dei tumori. Il tumore credo che sia una situazione in cui il sistema immunitario viene proprio sollecitato e stimolato in modo continuo, costante, in modo proprio massiccio. E poi reagisce di conseguenza in questo modo qua, trasformando, modificando le cellule, che poi a loro volta si possono modificare, riprodurre in modo accentuato. Quindi e, lei concorda e non nella sotto controllo. Descrizione della cellula tumorale, che tra parentesi nasce da un'unica, un tumore sempre, il cancro nasce da un'unica cellula impazzita, sì, moltiplica sì, di smisura. Però, lei è d'accordo su questa definizione, che ormai è universale, del... della dinamica, ma sì, alla modificazione di un meccanismo, salta un meccanismo di controllo. Il nostro corpo è praticamente pieno di meccanismi di controllo. Salta un meccanismo di controllo e può avere inizio una patologia. Può avere inizio una patologia come un mal di gola o come, non lo so, un fenomeno di artrite o via dicendo, e può scatenare una patologia come un tumore, una malattia autoimmune. Infatti Piero, scusami, volevo intervenire sotto questo aspetto. È la ricerca della causa scatenante, sì, perché lì, i tumori hanno, si ritiene che possano avere un'origine lontana, stile di vita, ambiente, dove l'aria che respiri, parte da molto lontano. Poi c'è sempre un momento scatenante che libera queste nuove formazioni. Tumore, neoplasia, letteralmente vuol dire nuove formazioni, no? Che si riproducono con una velocità. Ecco perché l'analisi precoce spesso ti consente di intervenire in un momento dove l'elemento scatenante ancora non è partito, sta partendo. Ma quella è solo una prevenzione comunque secondaria, perché la vera prevenzione, quella cioè che ti consente di non arrivare all'origine della malattia, quella di cui noi vorremmo parlare questa sera, ancora per i tumori non c'è. Cioè li puoi scoprire quando sono precoci, se hai fortuna, se fai dei controlli ripetuti, ma non sai la storia del tuo tumore, per cui non sai nemmeno se un tumore piccolissimo ti darà maggiori garanzie di vivere. Esatto, cioè la diagnosi precoce vuol dire comunque vedere quando già c'è, sia pure prima rispetto ai tempi in cui già incide negativamente in modo disastroso sull'organismo. Proseguire sul ovviamente filo di queste considerazioni. È la ricerca del famoso primum movens, la causa primitiva, causa quella che scatena, che può scatenare tutto. Comunque, fermare il sistema immunitario quando ha messo in atto la formazione di un tumore è come pensare di arrestare un fiume in piena. Ma non lo ferma nessuno, con nessuna diga un fiume in piena. Un fiume in piena lo si ferma quando smette la pioggia tremenda e si ferma il fiume, solamente quello. La storia di Di Bella è che quell'uomo lì poteva aver avuto un'intuizione, aver trovato dei rimedi, ma l'errore è stato che ha voluto mettere in mano la sua, diciamo così, sperimentazione in mano a persone che credevano l'opposto. L'errore fondamentale è stato di accettare quello, doveva dire io Di Bella faccio la dimostrazione pratica, teorica e pratica di tutto sui pazienti che accettano. Voi mi controllate con i fucili spianati, con le telecamere spianate, ma io dirigo tutte le persone di mia fiducia e mettiamo in atto tutto. Controlliamo, verifichiamo, ricontrolliamo e vediamo i risultati. Questo è stato il grosso errore di Di Bella. Però non so se è stata una vicenda sentita molto intensa quella di Di Bella, sì, no? Però Piero, scusa, io ho l'impressione che ogni tanto esca qualcuno come se avesse scoperto la pietra filosofale, sì, no? Sì. Sai che nel Medioevo per secoli si è andati in giro sperando di trovare questa pietra filosofale che trasformasse il piombo in oro. Quanti no? annunci, e ogni tanto c'era la scoperta. Quanti annunci sui quotidiani, per televisione, quante speranze, quante illusioni.
Ecco, bisogna perché però non vendere, non vendere speranze al prezzo di certezza, questo ah, è l'errore. Sì, sì, questo è l'errore qua, perché non noi si deve stasera sentiamo infatti il peso di questa trasmissione, sì, perché sappiamo che c'è grande attesa per questo incontro con il dottor certo Mozzi, ma c'è anche tanta sofferenza e quindi speriamo di è dare tanta invece per qualche quanto spiegazione. Per quanto riguarda la storia del dottor Hammer, lì è tutta un'altra questione. Io sono distante anni luce dalla concezione di quel tipo lì di medicina. Lì si parte dalla storia che qui c'è la sede di tutto quanto. Non è assolutamente vero. Qua c'è un organo, il sistema nervoso, che è formato da cellule che, come abbiamo parlato la serata che abbiamo trattato i problemi del sistema, sì, nervoso, esatto, ecco, sistema nervoso, esistono delle cellule nervose, esiste un sangue che le nutre e stop. Dei tumori del sistema nervoso, sia benigni che maligni, nessuno ha mai abbozzato una causa vera reale, eppure c'è, ci sarà, e poi magari se abbiamo il tempo ne parliamo. E la storia di Ham è la storia dei suoi conflitti, dei conflitti, ma per l'amor del cielo, secondo me non esistono queste. Hammer, che ha subito un tumore e che poi ha detto che è guarito, come tanti altri, ecco, che sono guariti, e avrei voluto intervistarlo bene per sapere bene quali erano le sue abitudini alimentari quando si è scatenato il tumore e che cosa è cambiato nella sua alimentazione quando è successo il fatto che suo figlio è stato ucciso nell'isola di Cavallo dal principe Vittorio Emanuele. Ecco, l'ha ecco detto. Tutto lì. È stato un fatto di cronaca sconvolgente, sì, e Hammer ha reagito. Ma guardate, a me ne capitano un sacco, una sporta di persone che dicono: ho risolto questi problemi, ma anche ieri una persona, sì, mi è morta la mamma e il papà e dopo mi si sono scatenati gli attacchi di panico. Bene, allora abbiamo ricostruito tutta la storia, alla fine la persona è arrivata, non dica ad avere la certezza, ma adesso ci penserà, studierà, andrà indietro, a vedere che determinate sue abitudini alimentari l'hanno portata ad avere gli attacchi di panico. Basta. Tutto lì. Perché se no ci sarebbero sempre, come comunque, dei tumori, tanto per dire, anche il ciclista Lance Armstrong, uno dei più grandi ciclisti di questi ultimi 20 o 30 anni, è guarito da un tumore ai testicoli e poi è diventato un super campione, dal campione del mondo a vincersi il 7 Tour de France di fila. Perché certe persone guariscono, dottore, e certe no? Bisogna vedere tutto, dalla A alla Z, la loro storia. E non lasciare nulla per strada. Come dico sempre, anche da un mozzicone di sigaretta, dalla saliva, dal DNA della saliva, si può risalire a un omicidio, all'autore di un omicidio. Viene scandagliato tutto la storia delle persone tranne che indagare sulle sue abitudini alimentari. È incredibile. Le uniche sostanze che penetrano e rimangono a lungo a contatto del nostro sistema immunitario, all'interno del nostro apparato digerente, non vengono prese assolutissimamente in considerazione come possibile causa di un tumore. Pensate, eppure ci sarebbero già potuti arrivare. E avrebbero scoperto che dietro il tumore alla mammella o all'utero, al collo dell'utero, all'ovaio, vi dicendo, nella stragrande maggioranza dei casi, qua in Occidente, perché poi se si va a vedere in altre parti del pianeta questo tumore non colpisce così come qua in Occidente, c'è essenzialmente il latte e i derivati del latte. Per cui queste donne che sono condannate ad avere il tumore al seno, all'utero, all'ovaio, alla mammella, dietro c'è quella semplicissima causa. E molti ce la farebbero a guarire, rimuovendo la causa, perché il corpo umano è dotato, la natura ci ha dotato di sistemi di autoguarigione strabilianti. Se noi rimuoviamo la causa, il tumore, così come si forma, può anche essere proprio bloccato, arrestato, ridotto a un ammasso di calcio. Come è stata la storia di quella ragazza con il suo tumore alla tiroide. Ridotto a un ammasso di calcio, stop, bloccato tutta l'avanzata. Riportato allo stadio originale, riportando al funzionamento, così come avviene con le altre patologie. Io condivido pienamente il filo logico di questo discorso. Quando prima dicevamo le cause lontane, le motivazioni che risalgono all'inizio della nostra vita e ricostruire queste cose potrebbe, uso incondizionale, potrebbe essere fondamentale,
torno a dire, non sto parlando di cause scatenanti che possono essere molteplici, no? Dopodiché con la causa scatenante neanche la diagnosi precoce può servire nel momento in cui esplode. Antonello, volevo dirti una cosa, è giusto che te la dica io questa. Mi pare che il primo motivo di morte nel monte siano le malattie cardiovascolari. Scusa il gesto, ma ecco, no, prima ancora, ma veramente no, la gente muore. Ti per devo contraddire cose, perché abbiamo dati recentissimi tratti, se vogliamo credere a internet, a questo trita carne in cui tutti finiamo. Nei paesi sviluppati la prima causa di morte è il cancro, però non vorrei che fosse che per ogni argomento che si tratta si tira fuori la statistica giusta, sì, quelle che mi hanno preparato. Sì, infatti parla. Adesso stanno tirando fuori da internet, dati, anche le denunce delle tesse, quindi pensa di, quante cose tiriamo fuori. Parlano di uno su tre, io non so quante famiglie siano indenni da questo, ormai, dramma. Ormai c'è un caso, non dico per famiglia, ma quasi. Chi non ha sperimentato sulla propria pelle ha sicuramente una persona cara che deve fare i conti con il tumore. Perché insomma bisogna partire da un fatto, che il corpo umano, l'essere umano, è un essere vivente, come tutta la miriade di esseri viventi del regno animale, vegetali, insetti, molluschi e tutto quanto. Siamo stati programmati per riconoscere determinate sostanze. E invece gli ultimi 50 anni, soprattutto con l'accelerazione degli ultimi 30 anni e soprattutto 20 anni, noi consideriamo il corpo umano come un cassonetto dei rifiuti. La storia è degenerata quando è venuta avanti la storia delle chilocalorie, per cui lì bastava buttare dentro determinate chilocalorie e il corpo umano si sviluppava, aveva tutto l'essenziale per funzionare bene, per stare bene, per crescere bene. Invece il corpo umano funziona a sistema immunitario. Riconosce certe cose, sì, e altre non le riconosce. Il contatto prolungato con determinate molecole può scatenare determinate patologie. Vediamo l'esempio, tanto per dire, a Marghera, no? C'è stata la storia dei malati di tumori respiratori, asbestosi e tutto quanto. E lì a contatto, il fattore ambientale dovrebbe essere una, sì, delle famose cause scatenanti. Ma come mai non sono morti tutti di tumore? Come mai? Alcuni sì e altri no? Quello era la possibilità per andare a scavare un po' più a fondo, e l'uomo deve sempre scavare più a fondo alla ricerca della verità. La nostra vita è breve, ma lasceremo il testimone ad altri, e scavo oggi e scavo domani arriveremo a capire, non dico tutto, ma sempre di più. Hanno tralasciato le abitudini alimentari di queste persone. E lì si poteva invece capire come mai alcuni sono deceduti e altri no. E così come tante altre persone. Come mai i fumatori non tutti muoiono di tumore al polmone? E invece tanti non fumatori che vivono magari in mezzo ai monti, in mezzo ai boschi, presentano poi il tumore al polmone. Quindi, così come c'è il caso inverso, ad esempio dalle nostre parti, Antonella, la pianura padana, il cremonese, il mantovano, ha un tasso di tumori, in particolare lo stomaco, molto alto, no? E anche qui sarebbe opportuno usare questo filo logico di ricerca per andare all'origine del problema, per capire, è un dato certo questo, no? C'è un'altissima incidenza, che è tre volte, quattro volte, cinque volte anche la mediana. Quello che ci sta nazionale dicendo il dottore è che poi è al nostro sistema immunitario, se lo mettiamo in contatto con un alimento che può rappresentare un rischio, è la reazione del nostro sistema immunitario, quindi è anche il nostro sangue a questo punto, perché sì, il anche nostro i tumori, sistema immunitario anche è legato sicuramente al sangue. Ma anche i tumori del sangue, io ho visto, poi ci sono stati anche casi di persone che sono guarite dalle leucemie, ci sono magari persone che non guariscono, perché poi non sempre si riesce a trovare la causa vera di una vera intolleranza. Lì, se la ricerca indirizzasse i suoi studi a cercare veramente quali sono le molecole che ci possono, e non solamente fermandosi a ciò che fa parte dell'inquinamento esterno, e anche lì intervenendo e cercando di capire che magari le molecole tossiche dell'inquinamento esterno, delle acque, del suolo e dell'aria,
se uno si nutre in modo corretto, possono essere espulse molto più rapidamente dal nostro corpo, permanendo molto meno all'interno del nostro corpo, stando molto meno tempo a contatto del nostro sistema immunitario, creando quindi molte meno possibilità di manifestazioni, di trasformazioni cancerose delle varie cellule. Bene, noi adesso dobbiamo rispettare la prima pausa pubblicitaria. Ovviamente i nostri telespettatori dovranno pazientare qualche minuto, perché ci serve questo tempo per inquadrare il problema, per addentrarci meglio nel pensiero del dottor Mozzi, che poi possiamo condividere o meno, possiamo soprattutto sperimentare i suoi consigli o meno, nell'assoluta libertà. E quindi vi chiediamo di pazientare un po', ma verrà anche il tempo in cui passeremo le telefonate direttamente qui in studio. Ben ritrovati, una puntata complessa ma dalla quale cercheremo di trarre tutti profitto. Allora, il dottor Mozzi vi aspetta, tra un minuto parlerà, però adesso la linea a Federica, che deve darci un po' l'andamento delle telefonate. Sì, il centralino è sicuramente molto intasato, come ogni puntata col dottor Mozzi. Dottor Mozzi, abbiamo dei telespettatori molto attenti perché hanno chiamato numerosi per segnalare il nome che a lei sfuggiva. Si tratta del dottor ricercatore Bonifacio. Bravissimi, bravi, complimenti a chi... è andato a scavare. E per quanto riguarda le telefonate, appunto, sono numerose, provengono da tutta la Lombardia, ci sono anche delle testimonianze di persone che sono state guarite grazie alla dieta del dottor Mozzi. Però comunico che potete continuare a chiamare allo 0372 593144. Ecco, se fosse possibile avere anche poi un dettaglio del tipo di patologia, perché questa sera vorremmo riservare le telefonate al... soprattutto prendere quelle inerenti, sì, ecco, al tema. Abbiamo avuto persone trattate che volevano parlare col dottore per tumore alla tiroide e tumori del sangue. Ah, molto bene. Ti lasciamo di nuovo al tuo compito, grazie comunque, ogni tanto ti aspettiamo in studio. Ecco, io Antonella, a questo proposito volevo sottolineare un aspetto, allora, e questo mi consente di rinnovare la mia stima personale nei confronti del dottor Mozzi, perché devo ringraziare Piero per tante cose. Quello che lui sostiene è una cosa bellissima, cioè lui non viene a portare teorie con la pillola della salute, cioè con qualche cosa di miracolistico, no? Il suo metodo, che è quello di studiare, verificare, analizzare, valutare, poi da lì capire, non in linea con la metodologia scientifica classica, ma è una metodologia che ti consente effettivamente di capire qualche cosa di più. Nessuno adesso dice, ecco, tu usa questo e guarirai dal tumore, perché guarire dai tumori non è una cosa così semplice, al di là di qualcuno che ha la vis secandi, per cui tumore taglio, via e rimedio, così, oppure tutti gli altri interventi, però è una metodologia che ha un suo senso, un grande senso, un significato. Valutiamo le abitudini. Sono così, Piero, quelle cause lontane, no? Che poi non consentono al nostro organismo, io condivido pienamente questa cosa, il nostro organismo, come tutti gli esseri viventi, ha in sé le capacità per rimediare le cose più impensabili e più impensate. Però certo, bisogna cercare di capire forza, come, quando e perché. Questo è quello che va capito. Sì, anche perché spieghiamo come per millenni la medicina cinese, che valutava le cause e privilegiava l'organismo senza prodotti di sintesi, è riuscita a rimediare un sacco di cose, no? Lo shiatsu ci insegna ancora oggi tante di queste cose. Ecco, allora vediamo di tradurre queste considerazioni in una domanda proprio al dottor Mozzi. Quindi in sostanza noi avremmo dentro di noi le risorse per autoguarirci. Sì, beh, ma dentro di noi abbiamo le cosiddette cellule staminali, che adesso fanno di tutto per proporle, per trapiantarle o via dicendo, ma ce le abbiamo dentro, il nostro corpo è dotato di cellule staminali, basta poterle lasciar lavorare in pace.
senza più danneggiare i tessuti. Senza introdurre dall'esterno, ma già nel tanto per dire, adesso è in atto sulla storia, esuliamo un attimo dalla storia dei tumori, ma tanto per dire la storia delle staminali. Stanno, secondo me, puntando molto ai trapianti di cellule staminali per i portatori di diabete. È per quello che non dicono a nessuno la causa vera del diabete, a nessuno oramai viene più detto togliete i cereali alla sera almeno e avrete delle glicemie perfette, niente, fate tutto quello che volete, ci siamo noi con l'insulina, non basta più l'insulina, vi proponiamo le cellule staminali. Come sono distrutte le cellule staminali, le cellule originali dei tessuti, verranno distrutte anche quelle staminali introdotte. E lo stesso per un tumore. Un tumore viene rimosso, viene asportato, viene trattato chirurgicamente con la chemio o con la radio. Se non si rimuove la causa, ma il tumore si ripresenta lì. E poi infatti arrivano le metastasi. Si presenta, puntualissimo. O si rimuove la causa e allora si arresta tutto, allora ci può anche stare un intervento chirurgico o di radio, o di chemio, bisogna stare all'occhio perché lì sono batoste, è come randellare qua dentro, ecco, tutti io, infatti, per cercare un omicida. Volevo chiederle, forse l'ho già fatto, come si pone lei nei confronti della medicina ufficiale dei metodi tradizionali per affrontare i metodi con cui gli oncologi in tutto il mondo affrontano il tumore? Guardate, dalla chirurgia, il tumore è uno dei grandissimi business del pianeta, tra un po' supererà quello del petrolio e quello delle armi. Se viene trovata la causa vera dei tumori, crolla un business planetario spaventoso. Per cui lì ci devono andare cauti a trovare la causa vera dei tumori, insegnare alla gente come non ci si ammala dei tumori. Mi spiace doverlo dire da medico, ma mi sto rendendo conto che ormai la medicina sta scegliendo una strada di incanalare le persone verso uno stato di malattia, perché dietro uno stato di malattia diffuso ci sta un business tremendamente proprio gigantesco. Come ci si pone? Il tumore non parte e va a razzo in una direzione ben definita per stroncare la vita della persona. Il tumore, ma questo è già stato appurato anche dalla ricerca medica, progredisce, può progredire in linea diretta, può progredire a sbalzi, può andare avanti, arrestarsi, riandare avanti, riarrestarsi, fermarsi un po' di più, un po' di meno. Questo sarebbe il vero compito dei ricercatori, di chi fa la ricerca sul cancro, e vedere che connessione c'è tra le varie sostanze, tra cui, non dico solo ed esclusivamente, ma tra cui anche le sostanze alimentari, tra quegli stati di avanzamento e stati di pausa, di non avanzamento del tumore. Quello lo si può vedere bene, ad esempio, anche sui tumori del sangue, che sono facili da controllare, dai comuni esami del sangue, lì si possono vedere benissimo. Le leucemie si possono tenere bene, a bada, sotto controllo, perché con un esame del sangue si vedono subito tutti gli elementi del sangue. Magari un tumore al polmone, c'è bisogno, il tumore alla prostata lo stesso, e via dicendo. Di esami più invasivi. Quindi, ma una volta fatta la diagnosi, la medicina ufficiale oggi impone dei ritmi piuttosto serrati, cioè il tumore va affrontato in fretta. E se si aspetta? E se si indaga? E se si vede? E se si dice? E se si parte anche dalle condizioni del paziente? E se si mette allerta al paziente e gli si dice attenzione, come prima parlavamo del tumore al polmone, attento, guarda quando ti si scatena la tosse, guarda quando ti si scatena il catarro. Tra le altre cose, oltre che prendere la corrente d'aria, lo spiffero, oltre che fumare la sigaretta, oltre che magari respirare l'aria inquinata di Milano o di Cremona, via dicendo, o di respirare l'aria pura della Pineta, che poi non incide più di tanto, guarda. Se quando ti si scatena la tosse e il catarro, magari ha introdotto determinati alimenti. Anche questo da mettere in considerazione. E invece è stata l'unica pista che non è stata mai battuta, mai percorsa. E come mai? Io mi chiedo, come mai in tutti questi decenni nessuno ha mai approfondito niente? Come mai in tutti i centri dove vengono trattate le persone con i tumori, che hanno in cura le persone che sono ammalate di tumore,
non si sono fatte ben a fondo delle loro tabelle sulle abitudini alimentari, ma non quelle generiche, mangi un primo, un secondo, no, dall'A alla Z, che primo mangi, se mangi il frumento, se mangi il riso, se mangi il mais, se mangi l'orzo, l'avena, che verdure mangi, che latticini mangi, ma non solo latticini, di capra, di pecora, di mucca, stagionati o non stagionati, tutto, tutto, proprio in un modo, con un'indagine proprio, che poi costerebbe meno, costerebbe meno, perché con tutti i medici che devono diventare medico, con tutti gli studenti di medicina, ma questo è un lavoro che potrebbe essere fatto anche da uno studente del primo anno di medicina, essere messo, e tra l'altro imparerebbero tantissimo, essere messi vicino a un paziente, monitorarlo. L'anamnesi. Un'anamnesi proprio che va a scavare, a scavare, a scavare, a riscavare, un interrogatorio di terzo, quarto e quinto grado. A proposito, Piero, dei latticini, in questi giorni, due giorni fa, sono stato contattato da una nostra telespettatrice che mi ha detto: io seguo sempre il dottor Mosti, che però mi fa venire un po' di ansia, no? Quando parla. Ma ad esempio, io sono una donna, come posso fare senza latte e senza latticini? Perché insomma noi donne abbiamo dei problemi di osteoporosi, eccetera, per cui io non riesco a rinunciarci e sono preoccupata. Ecco, ti passo questa cosa, perché hai toccato questo aspetto, no? Oggi, proprio. Perché oggi, comunque latte e latticini comportano altri tipi di rischi. Oggi mi è capitata una donna forte mangiatrice di latticini con un'osteoporosi in età giovane da far paura. E le ho detto: e come la mettiamo? Le ho detto: ma l'ha detto lei al suo medico come mai ha l'osteoporosi e mangia un sacco di latticini? Non mi ha detto niente, mi fa. Non mi ha saputo rispondere. Ma la storia dei latticini e dell'osteoporosi è veramente il più grande imbroglio che ci sia. Ed è una speculazione spaventosa sulla salute della gente, delle donne, e condanna le donne ad avere veramente patologie tremende. Oltre che i tumori al seno, ciste ovariche, fibromi, tumori al collo dell'utero, tumori all'ovaie, fibroadenomi al seno, infertilità. Basterebbe fare un salto in Cina. 1.300.000.000 di persone ufficiali, poi magari saranno anche di più, più di metà sono donne, si prendono pari sesso, pari età, si fa un controllo, si fanno le mocca alle donne occidentali mangiatrici di latticini, si fanno le mocca alle donne cinesi non mangiatrici di latticini, e poi si tirano le somme, e poi si dice: vediamo. E poi si scopre l'acqua calda e si vede che le donne cinesi hanno le ossa più compatte senza mangiare latticini. Perché poi bisogna essere aperti e dire: donne, mangiate latticini, non risolvete i problemi di osteoporosi. Quindi il latte che ci deriva dal, cioè il calcio che ci deriva, ecco, dal latte. Ecco, il problema è come introdurre il calcio. Ma il calcio, è dappertutto. Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di calcio, soprattutto i mammiferi che sono dotati di strutture. C'è anche qualche essere vivente che ha bisogno di calcio ogni tanto, ma è un concetto diverso. Sì, proprio quei calci, davvero. In natura lo prendiamo dall'acqua. Dall'acqua, dalle verdure, dalle carni, dai pesci, dai legumi, dai semi, da tutto. Tutto contiene molecole, grammi, milligrammi di calcio. E perché il calcio del latte vaccino no? Perché è semplice, perché nel latte vaccino ci sono sostanze, molecole, che creano problemi di infiammazione all'apparato digerente, ed è l'apparato digerente che deve assimilare il calcio, e se l'apparato digerente non funziona, non solo non assimili il calcio, ma non assimili il ferro, che è ben più importante e non così presente in natura come il calcio. Infatti tutte le persone che sono mangiatrici di latticini, poi lo si vede soprattutto nelle donne in gravidanza, vanno incontro ad anemia. Gli si toglie il latte, gli si dà da mangiare i legumi adeguati, il pesce adeguato, i semi oleosi adeguati, le mandorle stesse hanno una quantità di calcio doppia del latte. Mandorla, vero prodotto mediterraneo. Bene, intanto in mezzo a tanti alimenti killer incominciamo a tirarne fuori uno. Che ci mandorle può far bene. E latte di mandorle, che ognuno se lo può fare. Si prende le mandorle, le si frulla, una volta lo si pestava nel mortaio, ma basta frullarlo, ci si mette tipo in un vasetto da 500 cc di acqua, due o tre cucchiaiate di mandorle un po' tritate grossolane o anche con la buccia,
lo si agita ogni tanto, lo si lascia nel posto dove si passa più di frequente, ogni tanto lo si agita, il giorno dopo lo si filtra, se uno lo vuole leggermente zuccherare, un pizzico di miele, un pizzico di zucchero, stop, latte di mandorle. Come in Sicilia. Ottima bevanda, tra l'altro. Ottima bevanda per... Sì, veramente. È pronto, dottor Mozzi, per sì. Sentire le telefonate e quindi... per capire con i nostri telespettatori quali sono gli errori che commettiamo alimentandoci e quali potrebbero essere quei cibi responsabili dell'insorgenza dei tumori, ovviamente in base al nostro sistema immunitario. Passateci pure la prima telefonata. Pronto? Pronto. Pronto, sì. Pronto, buonasera. Buonasera, sono... signora. Buonasera, sono Monica da Milano. E nella mia famiglia si sono ammalate molte persone e abbiamo notato una strana coincidenza. Sostanzialmente appartenevano tutte al gruppo A, mentre invece gli altri membri della famiglia appartenenti al gruppo 0 sembrano, diciamo, non ammalarsi di tumore. Volevo sapere se questa può essere una coincidenza o non lo è. E poi volevo chiedere anche, per una bambina afflitta da leucemia mieloide acuta, quali sono gli elementi, diciamo, alimenti... No, signora, si fermi per stasera quello. No, perché bisogna approfondire. Okay. Di che sesso erano le persone che si sono ammalate di tumore? Indifferentemente maschio o femmina. Indifferentemente maschio o femmina. E i tumori in genere dove erano, su che organi erano indirizzati? Ciascuno un organo diverso, dal cervello al seno, all'utero, allo stomaco. Tumori sempre ad un organo diverso. Cervello, seno, utero e stomaco. Quanti casi avete avuto? Anche il fegato. E anche il fegato. Sì, e una leucemia. E una leucemia. Sì. E lì bisogna indagare sulle abitudini alimentari di quelle persone. Bisogna indagare sulle abitudini alimentari delle persone che si sono ammalate di tumore e sulle abitudini alimentari delle persone che non hanno contratto il tumore. Facilmente su quelli del cervello, su quelli dell'utero e quelle del seno, i latticini possono avere avuto una grossa causa. Sicuramente per quanto riguarda le leucemie è molto più facile il glutine e i cereali e i derivati dei cereali che contengono glutine. Quello dello stomaco potrebbe essere entrambi, associato anche con l'uso su una persona di gruppo A, con l'uso frequente magari o di spezie e soprattutto di pomodoro. Lì, signora, dovete fare una grossa indagine. Comunque siete bravi, bravissimi. Forse penso che se tutti i ricercatori che operano nel settore dei tumori fossero stati attenti come nella vostra famiglia, magari qualche passo in più la ricerca sui tumori l'avrebbe fatta. Perché la storia del sangue non viene presa assolutamente in considerazione, la connessione tra un determinato gruppo sanguigno e determinati tumori. Signora, approfondite la causa, poi casomai ci sentiamo. Ma le persone che hanno il tumore sono viventi, sono decedute? Quasi tutte. L'età media più o meno delle persone decedute qual era? Diciamo tra i 62 e i 67. Lì certamente bisogna fare un'opera di informazione sui discendenti, sulla prole di queste persone. Perché siccome le caratteristiche per avere un tumore sono dentro nel nostro DNA, sono scritte nei nostri geni, se noi possiamo incappare in un tumore, ma non è modificando i geni, è adattando le nostre abitudini alimentari alle nostre caratteristiche genetiche. E lì sì, cambiando strada, potremo evitare di incappare in un tumore. Altrimenti, se si segue la stessa strada dei nostri genitori che hanno subito un tumore, se la seguiamo la stessa strada ci finiamo dentro, ma anche con 10, 15 o 20 anni di anticipo. Quindi lì, signora, c'è da fare proprio una grossa informazione e che le persone, i figli discendenti, che drizzino le antenne e che capiscano che c'è stampato probabilmente nel loro DNA una caratteristica genetica che li può portare al tumore. Non si vive di paure,
Non bisogna vivere di paure, ma bisogna vivere di conoscenza. Ma neanche di sottovalutazioni. Ma proprio di conoscenza, di approfondimento. Comunque, signora, indaghi più a fondo. Per la storia della nipote ne parleremo. Grazie. Buonasera. Lasci ricapiti. Lasci i suoi dati, che poi magari entrerà in contatto col dottor Mozzi. Grazie. Per questo caso. E non vorrei però che si pensasse, e forse è meglio spiegare, che l'appartenenza al gruppo A non significa predisposizione. Sì, beh, una caratteristica di sviluppare più facilmente le persone di gruppo A e di gruppo B, di sviluppare le donne, di sviluppare più facilmente il tumore all'utero, all'ovaio, al seno, c'è. Sicuramente. E infatti nella mia piccola casistica, che poi non è poi veramente piccola, ho visto che la stragrande maggioranza delle persone che portatrici di tumore al seno sono di gruppo A. Più raro quelle di gruppo B, che in teoria è il gruppo del sangue che tollera meglio il latte e i derivati del latte, mentre le persone di gruppo B possono sviluppare facilmente leucemie. Persone anche di gruppo 0, che non tollerano proprio minimamente i cereali, soprattutto i cereali con il glutine. Quindi già stiamo iniziando a nominare quelli che sono gli alimenti che... Ma sulle leucemie potrebbero veramente fare un lavoro strabiliante, perché c'è una strettissima relazione, strettissima relazione cereali e leucemia. Proprio questo qua, io faccio un appello, se ci sono medici, se c'è qualcuno, biologi, che per caso, per puro caso, stanno assistendo a questa trasmissione, inserite questa possibilità di indagare anche in questo settore qua, nel settore alimentare e nel settore alimentare che riguarda l'aggressione alle cellule del sangue causate dai cereali. Passateci pure altre telefonate se arrivano. Io vorrei chiedere alle persone che hanno già subito interventi, che in questo momento magari ci stanno ascoltando e hanno in atto una chemioterapia, una radioterapia, persone che si sentiranno sconvolte anche dalle sue parole e che soprattutto non portano grande speranza quando ci fa questo esempio. Ma no, che la portano, Cribio Mondo, c'è una possibilità in più di andare a indagare. C'è una possibilità in più di fermare quello che invece uno pensa che sia un qualcosa di ineluttabile, un castigo divino, un castigo della natura. Quindi lei ci sta dicendo che intervenendo sulle nostre abitudini alimentari, quantomeno in maniera per capire drastica, di più, questo sì. Sì, è un passo in più, è un qualcosa in più che ci permette di capire. L'uomo non deve mai finire di cercare di capire. Quindi non stiamo dicendo al pubblico interrompete le vostre cure. Ma assolutamente, ma io non lo dico a nessuno, neanche per un'ipertensione. Le terapie si scalano fino a che si va a zero, fino a che si vedono i riscontri che le cose sono sulla strada giusta. No, assolutamente. I punti in bianco, si può fare con determinate molecole. Il famoso tamoxifene, per l'amor del cielo, fa bene a chi lo produce. Lei non è comunque né il primo né l'unico medico che no. Una battaglia. Ma tra 20 o 30 anni, ma sicuramente tra 100 anni, quest'epoca qua di grande sviluppo dei tumori passerà alla storia come un'epoca veramente di oscurantismo e di grande speculazione sulla vita. È che stiamo mettendo a rischio la vita dell'umanità, soprattutto qua in Occidente, dove abbiamo raggiunto sistemi di vita proprio di grandissimo benessere, di grandissimo sviluppo e di grandissima tecnologia e sviluppo della medicina, di farmaci. Ecco, dottor Mozzi, abbiamo un'altra telefonata. Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera? C'è nessuno? Queste cose succedono quando si accavallano le telefonate. Le telefonate. Pronto, forse sento sì, qui abbiamo perso. Per le leucemie ho il caso di un mio carissimo amico, compagno di studi, medico, con una leucemia, adesso non entriamo nella definizione precisa della leucemia, niente.
aveva smesso di mangiare il glutine, si era orientato un po' sul farro, ma riducendolo molto. La sua vita era difficoltosa, molto difficoltosa, smettendo praticamente il glutine aveva ripreso a vivere, a uscire di casa, non ammalarsi più a livello respiratorio, tutti i funghi che gli aggredivano i polmoni si erano messi calmi e tranquilli. Niente, ha dato retta alle sirene per fare il trapianto di midollo, è andato nel centro, giù in un centro in una provincia della Romagna, basta, è arrivato là, l'hanno rimesso a mangiare le solite cose, fette biscottate, pasta asciutta, minestrina, niente, è saltato tutto subito, è tornato indietro, ricoverato ematologia in una bara. Stop. Sentiamo. Pronto? Ha ragione. Buonasera. Pronto? Buonasera signora, parli forte. Sì, pronto, pronto. Pronto. Ci siamo, sì, ci la siamo. Signora. Da la dove sentiamo. Chiama signora? Allora, posso parlare? Dica prego. Pure, forte. Prego. Volevo chiedere al dottor Mozzi a proposito dei tumori all'ovaio. Sì. A proposito dei tumori. Signora, abbassi però la televisione, il volume. Signora, spenga il suo televisore, spenga il suo televisore. Pillole che poi portano sicuramente a qualcosa di più importante. Signora, spenga il suo televisore. Abbiamo un ritorno. No. Abbassi il volume se riesce. Abbiamo un ritorno, ok, perfetto. Allora, possiamo parlare adesso. Parli pure. Persa. Secondo me l'abbiamo persa. Va bene. Un aspetta, attimo di un pazienza. Un attimo di pazienza che vediamo. Ah, ho capito. Vabbè. Sono delle cose molto semplici, banali, ma che ma anche ci in consentono radio. Se volete una ricezione giusta, ci consentono di dialogare, se no l'eco ci disturba moltissimo. E poi pregherei tutti i telespettatori di presentarsi dicendo il loro nome, possibilmente di battesimo, e la località da cui chiamano, per farci capire questa geografia di... Il corrispettivo del tumore all'utero all'ovaio nell'uomo è il tumore alla prostata. Alla prostata, in grande diffusione. Mamma mia, sì sì. Ma se facessero dei bei grafici vedrebbero che c'è di pari passo lo sviluppo dei tumori alla prostata e lo sviluppo dei consumi di latticini. Basta. Non so se c'è chi vuole indagare. Io, dottor Mozzi, come la maggior parte dei nostri telespettatori, quelli assidui, la conosciamo ormai da tempo, io da anni. Personalmente, quindi ho già avuto modo di, come si dice, di digerire, di metabolizzare le sue verità, che sono al momento disturbano moltissimo, poi se le accetti, se le sperimenti e incominci a vedere qualche beneficio, oppure se vuoi ritornare a fare come prima e riavverti il riacutizzarsi dei tuoi sintomi. Pensi che hai ragione. Antonella, dovremmo forse avere di nuovo la telefonata. Pronto? Pronto? Oh, finalmente, ci siamo. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. È un uomo questo. Buonasera, sì, mi chiamo Roberto, telefono da Piacenza. Sì. Perfetto. Perfetto. Io volevo porre due domande, se era possibile, magari comunque pongo la prima, dottor Mozzi. Dica pure, dica. Ecco, mio padre ha avuto un linfoma non Hodgkin. Sì. E ha fatto cicli di chemioterapia, poi un trapianto da cellule staminali e il tumore qui alla Piacenza, all'ospedale di Piacenza, e il tumore è scomparso, poi dopo due anni si è ripresentato diciamo, qualcosa diciamo, alla gola ed è stato curato con radioterapia e la cosa è scomparsa. In che anni sono avvenuti questi fatti? Allora, tutto è cominciato 5 anni fa. Quindi, nel 2002, circa. Nel 2003. Poi sì, il secondo mio padre aveva circa 60 anni. Poi il secondo fatto nel 2005? Sì, a distanza di 3 anni. Sì, nel 2006. Quindi bisogna stare all'occhio adesso, al 2009. Esatto, perché mio padre è del gruppo B positivo, io sono anche del gruppo B positivo. E allora ha sentito, no, la storia delle persone del gruppo B sui tumori del sangue e linfatici e via dicendo.
Quindi occhio, suo padre deve stare molto molto all'occhio al frumento. Se lo cancella dalla sua vita, può essere che non si fa più vivo nessuno. Ma allora è nel caso che mi riguarda, avendo lo stesso gruppo sanguigno. Darizzi le antenne, l'ha appena sentito. Anche nel mio caso, cioè, io dovrei o potrei eliminarlo tranquillamente. Ah, guardi, non c'è mica scritto da nessuna parte, né sulla Bibbia, né sui codici, né sulla Costituzione di nessuno strato, che è obbligatorio mangiare il pane. No, infatti, tra l'altro io ho provato, la pasta, sentendo le trasmissioni, ad abbandonarlo, così, nel senso che provo a sentirmi e mi sento comunque meglio. Ha visto? Sì, però d'altra parte, proprio perché affronta un punto di vista, lei spesso affronta un punto di vista dell'analisi medica che è molto interessante, proprio perché è diverso da quello che è corrente, e comunque proprio perché se nessuno l'affronta, secondo me c'è sempre un motivo che non è proprio pulito, perché uno deve anche provare a vedere un punto di vista diverso. Devo dire che, volevo chiedere una domanda, ma nel pieno rispetto delle sue conoscenze e capacità, che sono rimasto un po' perplesso quando recentemente ad Officinalia, questa era l'altra domanda, se mi era possibile, vedendo la scheda da compilare con le dita da seguire e uno autonomamente segnava le malattie o i disturbi di cui era sofferente, facendo una propria scheda, diciamo, no? Compilandola e, ma giustamente anche dietro un compenso, ricevendo una specie di dieta da seguire per stare meglio, proprio in un'epoca in cui ci si lamenta, ribadisco, nel pieno rispetto del suo punto di vista, perché trovo molto interessante, in un'epoca in cui ci si lamenta proprio spesso del fatto che quando si arriva al dottore a un grande ospedale si consegna un certificato e magari un signor nessuno si consegna la terapia da eseguire. Ho capito esattamente cosa vuol dire, cioè in questo modo viene a mancare il rapporto diretto con il medico paziente e lamenta questo. Allora io ho conosciuto il dottor Mossi proprio così, con queste famose schede da compilare. Ma lei deve vedere, poi uno vede, mette in pratica e sperimenta, perché dietro quei consigli lì, ma c'è un'esperienza non da poco, ci sono 30 anni di medicina più che naturale, anzi oramai ci avviciniamo quasi ai 40. E c'è che proprio, non dico occhi chiusi, ma a me è sufficiente vedere, fare determinate proprio connessioni, determinate patologie, determinati sintomi, un tipo determinato di sangue, se poi una persona mi fa vedere anche esami, analisi, referti, però come sempre la matematica è una grandissima scienza ed è pressoché una scienza perfetta. 2 più 2 fa 4, per cui uno ha un determinato sangue, ha un determinato peso, una certa altezza, determinati problemi, vi dicendo, manifesta certe patologie, il che segnalano una determinata intolleranza verso certi alimenti. Uno prova, vede, verifica. Lei stesso ha visto che senza neanche aver bisogno di quelle cose che io le ho scritto, lei le ha solamente sentite e lei si è già sentito bene, meglio. Certo, quindi certo. Pensi lei. Per quanto riguarda il discorso della visita, è molto piacevole incontrare di persona il dottor Mozzi e sa quante persone lo aspettano anche dopo la trasmissione. Abbiamo limitato infatti gli interventi del pubblico proprio per consentirgli di ritornare a casa in un orario decente. Lei non si aspetterà, non avrà mai una visita tradizionale dal dottor Mozzi, nel senso di un si stenda sul lettino, mi faccia auscultare. Il mio punto di dubbio era il fatto che la autocompilazione senza un tramite diretto con il medico e con la risposta, quindi senza un tramite, mi ha fatto sorgere dei dubbi, perché effettivamente si possono generare equivoci, perché ci sono persone in un senso o in un altro che possono limitare o aumentare la quantità di patologie effettivamente tramite questo mezzo cartaceo e magari perché mi sta da cuore la questione. In questo ultimo periodo ci sono persone che mi hanno contattato per ringraziare, tra l'altro, Telecolor immensamente, per ringraziare anche me, perché persone che prendevano dose da cavallo di insulina e con glicemie spaventose, solamente seguendo quei 4 consigli in croce che abbiamo dato qui nella trasmissione di gennaio, hanno praticamente
più che dimezzato le dosi da cavallo di insulina e hanno praticamente ridotto alla normalità le proprie glicemie del mattino appena alzati, quindi certo. No. Ma non c'è bisogno di vedere. Io, le guarda, cose del dottor Mozzi sono talmente semplici, le possiamo, dopo i suoi consigli, anche a casa nostra si fanno gli esami del sangue per vedere la glicemia. Certo. E abbiamo appurato delle cose stranissime ma vere, che i cibi ingeriti la sera prima possono stravolgere, far impazzire, sì, le glicemie mattutine. Sì, sì. No, ma e quindi, lo so benissimo, perché cioè, sono cose talmente semplici che possiamo farle anche da noi. Per quanto riguarda la sua cosa, io appartengo, come lei, probabilmente alla categoria delle persone che hanno bisogno di un rapporto umano, quindi io ho fatto come molti il pellegrinaggio, sono salita sino alle Mogliazze per incontrarlo di persona, e non solo, ve l'ho portato in studio, quindi penso. No, ma poi bisogna stare attento, bisogna stare attenti a tante cose, tanto come dire, una persona di gruppo A, a cui in teoria va bene il grano saraceno, in teoria, ma quella persona, se poi ne mangia più del dovuto, più dell'attività fisica che fa, svilupperà, anche se non ha problemi di glicemia, ma svilupperà sicuramente il colesterolo alto. Per cui bastano anche 2 o 3 gallette, cracker di grano saraceno in modo continuato tutti i giorni, e uno si trova e dice: ma come mai? Seguo la sua dieta? Per forza, uno segue la dieta, ma poi si butta, sostituisce pari pari quello che era il frumento con gli altri farinacei e cereali, e poi uno si trova ad avere il colesterolo alto. E lì è la riprova e la controprova che praticamente il colesterolo non è causato dalle uova o dei grassi, ma è causato dai farinacei, tra cui anche farinacei che in teoria uno usa, perché non è detto che un farinaceo che uno non tollera, anzi che uno tollera bene, sia il massimo dei massimi. Sì, non gli creerà i grossi problemi che gli può creare, ad esempio, su una persona di gruppo A, poi ci sono sempre le variabili, perché c'è anche chi non tollera il mais, ma a grandi linee il mais è tollerato meglio del riso, è meglio sicuramente del frumento. Però se una persona di gruppo A ha problemi di peso, ha problemi di colesterolo, ha problemi di glicemia, e che pari pari sostituisce il frumento con il mais, è cribbio, avrà quei problemi lì immancabilmente. Non avrà una risposta immunitaria come le la può creare il glutine presente nel frumento. Molto bene, salutiamo il telespettatore perché stiamo per andare in pubblicità. Devo dire che chi conosce il dottor Mozzi da tanti anni è passato, ha incominciato con l'escludere il frumento, e passando a dei cereali che di glutine ne avevano assai meno, come il farro, e poi siamo passati al kamut, e poi siamo passati al mais, e poi abbiamo imparato a eliminare tutti i cereali, perché, come dice Antonella, il dottor Mozzi, ci di si dire, butta da un cereale all'altro esagerando. Io da poco tempo, ovviamente poco tempo, da quando mi è successo quello che mi è successo, io seguo rigidamente queste cose che Piero mi ha consigliato, e ho avuto dei grossi risultati positivi con le mie ultime analisi del sangue. Questo è un dato di fatto, trovato sulla mia pelle. Chiaramente l'ho pensato più di una volta, avessi seguito prima queste cose forse avresti fatto non sarebbe successa la stessa cosa, ma forse magari in un modo un po' più ridotto, ecco. Non tutti i mali vengono per nuocere, cioè. Sì, guarda. Questo me l'hai detto allora subito. Possiamo anche certo. Ringraziare oltre al dottor Mozzi, che ti è stato veramente vicino, premetto, io sono ringraziamo anche quelle persone, quella persona che ti ha aiutato nei pasti, perché non è stato facile nemmeno fare capire agli ospedali, alle case di cura che ti hanno avuto ospite. Invece nelle case di cura ho chiesto, sei riuscito devo, a imporre, devo ringraziare anche le case di cura dove sono stato ricoverato, che hanno dimostrato una sensibilità notevole, no? Perché rompi un po' le abitudini, la cultura, no? Dell'assistenza. Ad esempio, io ho notato i presidenti, quando chiedevo l'acqua calda al mattino invece della collezione tradizionale, che mi ha sempre fatto bene, tuttora mi fa bene.
Oppure quando vi vedevano mettere in bocca la pomodoro, diceva cosa sta facendo quel matto lì, ma pensa con quello che gli è successo. Invece mi ha fatto bene. Certo. Pensa che possibilità stupende le hai dato tu di capire. E c'erano dire, foglie, ma guarda, di insalata dappertutto in quella stanza. Ma guarda Gianni, in 3 mesi come è cambiato da così a così, da ma dire, credo. È ma stato allora, un progresso. Proviamo anche con gli altri a fare così, credo. Tanto per i costi che ci sono, anzi, secondo me risparmierebbero barcate di soldi. Quindi. Bene, e no, su questo, devo dare atto di questa benevolità. No, sull'esperienza e sulla testimonianza di Gianni, noi restituiamo la linea alla pubblicità, sperando di consentire ad altri telespettatori, forse piovera, di parlare col dottor Mozzi e di affrontare il loro caso più o meno complicato. Con la Cina. Ben ritrovati, dottor Mozzi è qui con noi, questo è un box salute dedicato ai tumori. Dicevamo una delle prime cause di morte, se non proprio la prima, sicuramente una delle prime cause di morte nei paesi occidentali, nei paesi del benessere. Federica Bandirali. Sì, buonasera, di nuovo buonasera. Intanto abbiamo ricevuto tantissime telefonate per il dottor Mozzi, alcune anche per dare il benvenuto di nuovo in studio a Gianni Leani. Sì. Grazie di cuore. Ci sono state telefonate appunto che vogliono parlare con il dottor Mozzi, ma anche qualcuno che lo vuole criticare. E se lei è d'accordo, come sempre, noi passeremo. Spazio alle critiche, basta che siano. Quindi critiche. Tu richiamerai questi telespettatori, poi abbiamo 2 casi molto interessanti molto che spero faremo in tempo a passare in studio. Va bene. Ricordo il numero di telefono per intervenire. Volentieri. 0372 593144. Ricordiamo, siamo in diretta. Il centralino, ecco, è sempre aperto. Approfittiamo anche di questa piccola parentesi che ci siamo ritagliati per dire che il prossimo sarà anche l'ultimo della stagione. L'ultimo appuntamento con il dottor Mozzi sarà sempre di venerdì, il 13 giugno. Di cosa parleremo, dottore, il 13 giugno? Le malattie autoimmuni. Un altro grande capitolo delle patologie della medicina. Altro mistero, anzi qui, forse ancora più grande, sì. Il tumore. Mistero grande, certo, sì. Perché è il sistema immunitario che addirittura riconosce come nemiche che ci distrugge alcune nostre cellule e ci distrugge dall'interno. Va bene, ti ringraziamo Federica, quindi guadagna di nuovo la redazione per contattare questi telespettatori che ritieni casi più significativi. Certamente. Ok. Allora, dottor Mozzi, ritorniamo ad alcuni esempi che lei ha fatto di persone che ha incontrato in questo suo lunghissimo cammino e che ha anche incontrato dal vivo, perché il telespettatore piacentino di prima lamentava questa storia che ci sono delle schede in circolazione, ma devo dire che non c'è niente di cui vergognarsi. No, dottor bene, Mozzi può, vive del suo lavoro, prende dei compensi anche attraverso queste, rispondendo a questi questionari, dei compensi modestissimi che non potete nemmeno immaginare di paragonare a quelle che sono le parcelle tradizionali. C'è da dire anche una cosa, che comunque tutti i consigli, la natura dei consigli che io sento che il dottor Mozzi dà, comunque non presuppongono delle rivoluzioni, cioè c'è una rivoluzione sia alimentare dal punto di vista alimentare, che cambiare le però proprie abitudini, Fabrizio. Non è facile, sono io il primo a testimoniarlo, però quello che voglio dire io, cioè non è che prescrivo una medicina, dice fai una chimioterapia, fai prendi uno sciroppo, prendi un qualcosa che... Dà comunque dei metodi che sono naturali, per cui se uno accanto alle cure che sta già facendo affianca anche questi, lui dice provatele, cioè non è che ti fanno male, mal che vada ti sei mangiato 10 mandorle o 20 prugne in più, però voglio dire, a lui, ma lui, guarda che cioè, io ho incontrato una persona in questo studio televisivo e forse anche Gianni se lo ricorda, che è... Segue con grande passione il dottor Mozzi, ha 2 lauree, è nel campo della medicina, della fitoterapia, e ha disegnato il dottor Mozzi come una delle poche persone che ha introdotto nella nostra società la cultura del togliere più che del mettere nel dare. Quello che ci spiega il dottor Mozzi
è di togliere tutto ciò che è in più nella nostra vita e anche nella nostra alimentazione, tutto ciò di cui pensiamo di non poter fare a meno, questi crackers, questi biscotti, questi grissini, queste torte, questi bei piattoni di pasta asciutta ai quali siamo tanto. La famosa dieta mediterranea, no? Che... La dieta mediterranea, cosa ce l'hanno insegnata, non... ma che di mediterraneo forse ha poco. Non c'è nulla, non c'è più nulla. Ecco, quindi la filosofia del dottor Mozzi è più un togliere, imparare a togliere tutto ciò che c'è di più sulle nostre tavole. Prendere quello che serve. C'è una telefonata però. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Da dove chiama? Io chiamo da Busseto, in provincia di Parma. Parma. Sì. Io mi chiamo Soledad. Sono stata dal dottor Mozzi a fine novembre, sono andata a trovarlo, non so se lui si ricorda di me. Sì. Io sono andata là perché ho un linfoma del sangue, un linfoma follicolare di secondo grado. Era localizzato 3 anni fa, quando me l'hanno diagnosticato, solo in una zona. Sono stata trattata per 1 mese con radioterapia e dopo 1 anno è ricomparso in varie zone del corpo. Non dove avevo fatto la radioterapia, ma in più zone. Io non ho fatto nient'altro, non ho fatto più né radioterapia né chemioterapia e ho deciso di prendere un'altra strada e sono andata appunto a trovare il dottor Mozzi. Io è da fine novembre che ho completamente cambiato regime alimentare, io sono di gruppo A positivo e i miei linfonodi stanno regredendo. Volevo dire questo, non sono spariti, ma i centimetri parlano chiaro, cioè, sono molto più piccoli delle TAC precedenti o delle PET precedenti e sono pochi mesi comunque che seguo questo regime alimentare. Cosa esattamente ha tolto? Beh, io mangio legumi, lenticchie, chili di lenticchie. Mangio sgombero, mangio tonno, mangio salmone, mangio sardine, non mangio più pane, non mangio più pasta, ho eliminato completamente il glutine, tutto ciò che è frumento, mangio solo un paio di volte a settimana la pasta di riso o la pasta di mais, ho eliminato completamente i latticini, 1 volta a settimana mangio formaggio di capra. È stata molto brava. Non mangio più pane, non mangio salume, mangiavo chili di salume, mangiavo chili di carne rossa, non la tocco più, mangio 1 volta a settimana la carne di pollo, non mangio più il panino al bar nella pausa pranzo, mi porto le mie scatolette di pesce al naturale con le mie lenticchie e le mie carote cotte tutti i giorni a mezzogiorno, mangio la mattina l'ananas e non più le fette disputate o comunque la frutta di stagione, eccetera eccetera. Sì, bravissima Soledad. Provi a sospendere per vedere se regrediscono del tutto e prova a sospendere almeno per 2 o 3 mesi anche il riso e il mais. Ok, quindi niente gallette, niente pasta di riso. Eventualmente provi a usare un po' l'amaranto. Ok. Ma non, sì, lasci, provi a lasciar perdere anche il riso e il mais e vediamo se il prossimo, quando è che avrà il prossimo controllo. Io ho fatto gli esami adesso, devo andare a farli controllare, fra 15 giorni andrò a settembre il prossimo. Ecco, così poi vediamo a settembre come procede, se la storia è regredita del tutto. Comunque bravissima. Grazie a lei. Bisogna avere proprio una bella forza d'animo, di spirito, del resto lo si sente dalla voce. Che ha veramente una potente energia. È determinata, sì. Brava Soledad, tanti sacrifici, ma dall'altra parte della bilancia c'è la sua vita. Lei sì, è un grande esempio. È l'esempio che se non si toglie la causa il problema si ripropone. Infatti, gli avevano detto con la radioterapia vedrai che va via tutto. Sì. È ritornato tutto 4 volte come prima. Quindi la radioterapia non ha bloccato niente. Se deve tornare, torna. Grazie Soledad. Prego, grazie a voi. Arrivederci, buonasera. Grazie davvero. Ecco, ma perché tornano? Io mi sento un po' imbarazzata. Niente, uno continua, insomma, si scatena il tumore perché dentro c'è sicuramente una causa. Io, come solito fanatico ed estremista, proprio da zero negativo dell'acquario, ecco, dico che la causa è nel cibo, un altro può dire un'altra causa, si tratta di vedere, di verificare chi ha ragione e chi ha torto.
uno viene bloccato lì dalla chemio, dalla radio, dalla chirurgia, continua a introdurre la causa, il problema si ripresenta. Potrebbe anche con un colpo di fortuna non ripresentarsi, ma si ripresenta, e generalmente si ripresenta, che può essere lo stesso tipo di tumore, può colpire un altro organo, può essere altri tipi di cellule che vengano modificate. Possono passare anche tanti anni, diciamo la verità. Ma non poi più di tanti, non più di tanti. Quanto è tutto lì. Quanto può influire anche lo stato psicologico di una persona, per esempio? Appunto, dipende se esiste la psiche. Te la ricordi, sì, quella mi puntata? Ricordo la lezione, però volevo riuscire a capire. Dipende se il cosiddetto stato psicologico, la morte di Tizio, Caio Semprone, cui eravamo molto, ci porta a stravolgere le nostre abitudini alimentari, per cui se uno dice, ecco, sono preso da queste cose qua, non mi occupo più del cibo né di niente, mi mangio panini a tutto spiano, mi mangio cracker a tutto spiano, non calmare l'ansia formaggi, attraverso formaggi a tutto spiano. Ma tra i cambiamenti bisogna metterci dentro quello che è il vero cambiamento. Non è il fatto che ci muoia Tizio, Caio, Sempronio, che ci cade una tegola in testa, che può far parte del gioco della vita. Che invece non è stato, che quello lì è stato previsto dalla vita, che ci muoiano le persone vicine, perché nessuno di noi è eterno e nessuno qua camperà all'infinito. I nostri geni magari dureranno migliaia di anni, ma noi no. Quindi la nostra persona fisica. Però se una persona, quando ha quei fenomeni lì, introduce sostanze per cui non è stato programmato e le introduce in modo massiccio, va ad alimentare il tumore. La storia di Hammer. Se Hammer, quando ha avuto il danno fisico, mentale, morale, psichico della morte del figlio, si è messo a mangiare un sacco di robacce e di schifezze, che lui non l'ha preso in considerazione quel cambiamento, lui ha preso solamente in considerazione il fatto che è stato ucciso suo figlio, ma non quello che lui ha cambiato sulla sua tavola dopo quel fatto lì. Perché Hammer invece dice che se ti succede una cosa del genere, come la morte violenta di un figlio, il dispiacere, tu lo vai a somatizzare in un punto del corpo che entra in relazione, ad esempio nel caso di Hammer era, mi pare, il cancro ai testicoli o la prostata. In Iraq dovrebbero essere tutti strapieni di tumori, sì. In Afghanistan. C'è una telefonata, sapete? Sì, dica. Pronto? Pure. Buonasera, c'è qualcuno in linea? Pronto? Sì. Buonasera, ecco. Signora. Pronto. Buonasera, sono Lucia. Telefono dalla provincia di Cremona. Sì. Volevo chiedere gentilmente al dottor Mozzi se esiste qualche prevenzione sul tumore dell'amianto. Allora, il tumore dell'amianto. Perché qui nella nostra zona di Cremona è esistita una fabbrica grandissima e dove hanno lavorato tante persone, tante ammalate, tante non ci sono più. Volevo chiedere se per quelli che ci sono e si stanno curando, oltre alla chemioterapia e alla radioterapia, se c'è qualcos'altro. Ah signora, permettere al sistema immunitario, che è la nostra veramente difesa, ciò che la natura ci ha messo a disposizione per contrastare tutti gli agenti che ci possono danneggiare, permettere al nostro sistema immunitario di agire nel modo migliore possibile per fermare quella reazione immunitaria. Quindi, se una persona ha vissuto a contatto dell'amianto, del resto, signore, non tutte, ne abbiamo parlato in precedenza riguardo alle persone che sono morte a Marghera, quando a Marghera c'è stato proprio tantissimi casi. Però non tutte le persone a Marghera e non tutte le persone lì nella sua zona avranno contratto un tipo di tumore. Lì si tratta di andare a indagare bene sulle abitudini alimentari di quelle persone, perché se una persona si nutre in modo sbagliato, più facilmente le particelle di amianto, i filamenti di amianto, possono andare a creare un danno severo e proprio tremendo sull'apparato respiratorio di quelle persone. Però se la persona si nutre in modo corretto, il nostro sangue, il nostro sistema immunitario può
tempo metterci delle buone pezze, signora. Sì. Lì si tratterebbe però di vedere se le varie persone possono avere la buona volontà di cambiare, modificare le loro abitudini alimentari. Ha sentito l'esempio di Soledad, che guardate, sì, non l'abbiamo combinato, eh. Sì. Quello che ci tengo a dire, guardate, io arrivo qua in questa trasmissione e manco, sappiamo il titolo della trasmissione, ma non abbiamo mai combinato un intervento, mai combinato nulla di nulla, guardate, è proprio, credo, una trasmissione senza nessunissima combin dietro. No. La telefonata di Soledad potete immaginare è stata... com'è la vita del dottor Mozzi, e se poi aggiungete com'è la nostra vita di giornalisti. Sempre. Certo, io... Soledad ha voluto testimoniare il suo esempio e io spero che prosegua e che vada a buon fine, perché sarebbe un grandissimo esempio che potrebbe dare tanta materia su cui studiare ai famosi ricercatori che si beccano barcate di soldi. Ecco. Barcate di soldi quando fanno impietosire gli italiani. Ecco, e quindi, signora, lì le persone che sono a rischio, che hanno quei problemi, sì, stiano attenti a tutto, anche alle virgole, al minimo colpo di tosse, al minimo colpo di catarro, guardino che cosa hanno mangiato. Va bene. Guardare che sangue hanno, guardare che manifestazioni presenta il loro sangue, che elementi di modificazione presenta il loro sangue, tutto quanto. Va bene, dottore, io la ringrazio moltissimo e mi metterò in contatto con queste mie amiche e spiegherò loro questo. E noi ci metteremo in contatto con lei, signora. Va bene, grazie. Signora. Buonasera, grazie. Dottore, grazie tanto. Grazie a lei, signora, del suo intervento. Dunque, come dicevo prima, sono un po' imbarazzata quando lei, dottor Mozzi, stigmatizza, diciamo così, la malafede dei ricercatori, in sostanza, no, degli oncologi. Malafede. Io dico, ricercano a senso, ecco, unico. Basta. Nel senso che io devo dire che ho conosciuto anche molte persone speciali, non credo che tutti siano così malintenzionati. No, che, no, no, che... ma la ricerca è finalizzata, esatto. Antonella. Io penso che quello che ha la medicina ufficiale, che così ci dà forse un po' fastidio a noi che siamo gli utenti, è questa grande arroganza di dire solo quello che viviamo noi, solo il nostro protocollo, solo il nostro metodo di affrontare il tumore è l'unica cosa che dovete accettare, perché purtroppo anche la medicina ufficiale deve accettare la grande sconfitta. Che tremenda, dimostra tremenda, i tumori in questi anni, proprio, che dimostra tremenda. Da sempre nel voler lottare il tumore. Ad esempio, i medici americani una volta dicevano l'obiettivo è sconfiggerlo, è distruggerlo. Oggi dicono dobbiamo imparare a conviverci, dobbiamo farla diventare una malattia cronica con cui invecchiare insieme. Insomma, è ovvio, la medicina ufficiale per ora non ha ancora sconfitto il tumore, per ora se ne sa ancora poco delle dinamiche, forse anche schizofreniche, con cui i tumori si manifestano e progrediscono. E allora, ecco, questo è il nostro tentativo questa sera con il dottor Mozzi, così come facciamo da sempre, ma con grande onestà e umiltà, è quello di portare un contributo, di offrire una risposta, di offrire una risposta a quell'interrogativo che è il più angoscioso, perché ci ammaliamo di tumore, al quale ancora nessuno ci ha saputo rispondere, perché proprio a noi è capitato. Tanto per dire, insomma, il tumore al seno, uno dei più grandi medici italiani che si è occupato di tumore al seno e sul tumore al seno ci ha costruito le sue fortune scientifiche, credo anche economiche, l'unica cosa che è stato in grado di dire sui rischi e sui pericoli alimentari, il mais è andato a tirare a mano. Manco fossimo in Messico, dove mangiamo tortillas di mais dal mattino alla sera. Ma perché non hanno fatto, con tutte le migliaia di donne che gli sono capitate a tiro col tumore al seno, non ha fatto fare dai suoi aiutanti una buona anamnesi alimentare e da vedere quanti di loro mangiavano mais, e invece vedere quanti di loro mangiavano latte, yogurt e formaggi? Ma non è pensabile. Io non posso pensare che ci sia
buona fede in queste persone. Non mi metto neanche nel conto che ci sia malafede, ma non dico niente. Ma sicuramente non c'è stata buona fede. Sicuramente non si è trattato di un buon ricercatore. Sicuramente si è perso una grossissima possibilità, perché se una persona in 30 anni, in 30 anni e più, che si occupa di tumori, si è lasciato scappare, sfuggire l'opportunità di indagare sulle abitudini alimentari di una persona e poi uscire col dire il mais può far sviluppare aflatossine e le aflatossine possono essere causa di tumori. Soprattutto il mais è biologico. Ma dice, per l'amor del cielo. Dovremmo avere un'altra telefonata. Ma per l'amor Pronto? Del cielo. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Dino da Brescia. Sì. Voglio fare i complimenti per la trasmissione, un grande dottor Mozzi, un benvenuto a Gianni. Grazie. È un saluto all'Antonella, ecco, le volevo chiedere per... Grazie, ma ci conosciamo? No, io vi seguo da Brescia da un due o tre mesi e sempre puntuale, appunto. Interessantissimo dottor Mozzi, ma non riesco mai a parlarle assieme. Ecco adesso l'occasione. È caduta. Non la vorrei linea. Che fosse no. caduta la linea. Mio Dio, no. Si è perso in preamboli iniziali, il povero telespettatore. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Tornando recuperiamo, adesso la Federica sarà pronta per recuperare. Ho avuto due casi che mi hanno veramente colpito in un modo spaventoso. Questo 2 anni fa ero alla fiera di Cannes, alla Biofera, quella che si tiene in settembre, e sono venuti da me dei due genitori affranti, distrutti, si sono presentati lì al banco dove io vado con la cooperativa Mogliazze. Avevano perso la loro unica figlia a 23 anni per un tumore al seno. A 23 anni. Primo fatto avvenuto a 20 anni, a 23 anni non esisteva più. Cancellata. Ho chiesto, ma vostra figlia quanto latte mangiava? Caterve. Quella ragazza, dopo il primo fenomeno, il primo episodio a 20 anni, poteva essere arrestata nelle sue abitudini alimentari a base di latte. E l'altro caso, Marco, un ragazzo con un tumore al cervello, la sua storia era cominciata con le adenoidi, finite le adenoidi, di essere tolte le adenoidi, aveva cominciato a sviluppare questi tumori. 3 consecutivi e a 27 anni non c'era più. Interventi chirurgici devastanti, siamo arrivati tardi, forse non c'è stata neanche la grossissima sua volontà di cambiamento, ma oramai eravamo praticamente dopo il terzo intervento, il che praticamente voleva dire che oramai il tumore e il sistema immunitario erano partiti per la tangente. E questi mi hanno veramente colpito in un modo proprio, soprattutto la ragazza, figlia unica, perché almeno la storia di Marco, anche se segna una famiglia, ma i genitori avevano altri figli e poteva essere un'altra, anche se magra, magrissima, consolazione. E niente, proprio lì. E tra l'altro bisognerà fare i conti con il prossimo futuro, perché i casi di leucemia in età infantile stanno aumentando a dismisura. Capitano dei bambini che a 5 anni hanno le leucemie, cose che prima praticamente manco esistevano, ma neanche sulla luna, e adesso stanno diventando di una frequenza notevole. Leucemia, non dico artriti o artriti reumatoidi, leucemia. Sì, poi quello che diceva lei, dottor Mozzi, è verissimo. Se il cancro, il tumore, sta diventando una costante delle popolazioni che invecchiano, perché come dicevamo, è chiaro che invecchiando tutto si deteriora, di conseguenza anche l'efficienza delle nostre cellule. Ma i primi tumori al seno sono partiti sulle donne attorno ai 50 anni, ecco. 40 anni, ma oggi si è abbassata notevolmente l'età dell'insorgenza, anni. Sì. Insomma... Sì. Sì, si diceva che le donne almeno sino alla menopausa avevano una sorta di protezione, la natura le proteggeva da parecchie malattie. Sì, poi dicevano che il fatto di avere avuto gravidanze poteva essere un protettivo,
ma poi si l'allattamento scopre... al seno, ecco, tutto questo comunque restano fattori buoni da tenere in considerazione, cioè l'allattamento al seno sicuramente aiuta, favorisce la salute della donna, però probabilmente non abbiamo fatto i conti con... perché questa alimentazione di oggi, che noi difendiamo per la quale combattiamo, insomma, in realtà è un'alimentazione che è diventata nostra delle ultime generazioni, cioè non era sicuramente l'alimentazione degli anni 50, dottor Mozzi, cioè non c'era tutta questa abbondanza di latticini, di cereali così come li abbiamo a disposizione oggi, soprattutto il frumento. E soprattutto si mangiavano altri cereali, se ne mangiava meno, non... soprattutto i frumenti caricati di glutine come di adesso glutine. I prodotti da forno stracarichi di glutine, cioè... i famosi biscottini per i bambini che si sciolgono nel latte strapieni di glutine, le pastine glutinate per far stare insieme i cracker in quel modo lì, mamma mia, ci sono farine con quantità di glutine da far paura, per avere quei pani molto soffici e molto morbidi. È tutto glutine. Dovremmo avere una telefonata. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, signora. Sì, buonasera, io mi chiamo Luisa e chiamo da Milano. Mi sente? Sì, dica pure. Sì. Io ho avuto un primo caso di carcinoma al seno a 32 anni, nel 98, e poi un secondo caso alla fine del 2006. Sempre un carcinoma. Mi stavo chiedendo che cosa ne pensarei a proposito poi dell'alimentazione macrobiotica. Qual perché mi starei dirigendo verso quel tipo qual di è suo, filosofia qual alimentare. È suo, signora, qual io è sono suo, uno zero positivo. Zero positivo. Sì. E lei con latte e derivati del latte come ci andava d'accordo? Latte non tanto, formaggi sì. Formaggi sì. Signor, formaggi sì. Li cancelli dalla sua vita? Sì, sì, quello sicuramente. Li cancelli. Ecco, la macrobiotica, signora, tenga conto che il sistema immunitario viaggia a proteine, sa? La macrobiotica, più che altro, si sbilancia molto sui farinaci e sui cereali. C'è da dire questo. Come proteine contempla, ad esempio, il seitan, che è un concentrato sì, di glutine, che è quanto di peggio ci possa essere stato, insomma, ci possa essere tra gli alimenti. Ho capito. Un'altra cosa le volevo chiedere, si è mai sentito parlare di questo posto che si chiama Cuisine Santé, che è a San Goden, praticamente nella PNE centrale Toulouse, dove appunto praticano questo sistema di cucina macrobiotica eccetera eccetera, dove praticamente incentivano le persone a disintossicare l'organismo proponendo comunque tantissimo riso, tantissimi appunto, prodotti signora, comunque appunto, della terra eccetera eccetera. Guardi, nella fiera di Belgioioso che c'è stata in questi giorni dall'1 al 4 maggio mi è capitato di vedere, di incappare in diverse persone vegetariani vegetariani spinti, ossia vegani, per cui non prendano nessun alimento di origine animale, e ce n'erano alcuni conciatini, proprio anche persone con patologie non da poco, gente con glaucoma, gente con artriti, insomma, ma in età giovane, non in età di 80 anni. Ma io mi chiedo... È l'eterno problema, come la telespettatrice anch'io vengo da una famiglia... prevalentemente vegetariana, pensavamo di essere indenni da tumore sinché la nostra famiglia non è stata poi segnata in maniera drammatica. Ma lei se la cava bene con le proteine, signora? Montagne di verdure e proteine animali. Certo. Diventi pescatrice se proprio non vuole mangiare la carne. Una domanda, in chemioterapia facevo una cura di sostegno e questo medico che me l'aveva data mi aveva proposto e mi dice di prendere tuttora, tenendo conto che io ho terminato la chemioterapia nel giugno del 2007, praticamente dei fermenti lattici per reintegrare le difese immunitarie, no? E quindi mi ha dato questo prodotto che si chiama Microflorana F, non so se ne ha mai sentito parlare. Dipende, bisogna vedere che cosa c'è dentro. Legga attentamente tutti gli ingredienti, dall'A alla Z. Ecco, magari... ma in generale i fermenti lattici, sì. Che adesso se ne fa i probiotici o fermenti lattici, se ne fa un grande uso sì. In ogni momento, cioè per dire viaggiano in tutte le famiglie. Il business è il business. Ma... E quindi comunque non è il massimo della vita secondo lei? Il massimo della vita, signora, andare a indagare su quella che era l'alimentazione degli esseri umani
e noi siamo uguali a quelli che vivevano appunto 3, 4, 5, 10 mila anni fa, il nostro DNA anzi manterrà alcuni geni di quei popoli lì. Signora, bisogna spaziare con la testa, col cervello, le conoscenze non ci mancano, c'è anche internet, guardare che cosa fanno i popoli, che cosa hanno fatto i popoli. Guardi, il latte è comparso nell'ultimo quarto d'ora della storia alimentare umana, i cereali sono comparsi negli ultimi 20 minuti, mezz'ora della storia alimentare umana. Ma non possiamo... Il suo sistema immunitario sta a posto con dei cibi crudi che mantengono grosse proprietà proprio valide, nutrizionali, ma anche il pesce crudo, ma anche la carne cruda, e se la cava bene, signora. Certamente più è naturale il cibo e meglio è, se adatto e adeguato, più è naturale, è come proprio una buona e ottima medicina. Poi lì bisognerebbe valutare bene che altre patologie ci sono. Certamente per il suo apparato digerente, tipo lei mangia dei prende dei probiotici, dei fermenti, e poi magari si fa la colazione con il frumento e magari con dei latticini e siamo fuori posto. Se per caso dentro in quei probiotici c'è dentro dell'amido di mais, o c'è dentro, e potrebbe esserci, oppure c'è dentro del lattosio, e potrebbe esserci anche in forma trasformata e via dicendo, e lei è da capo. Facciamo tanti auguri a questa telespettatrice, capisco. Sì, signora, che tolga dalla sua vita, tolga dalla sua vita il latte e i derivati del latte, non si preoccupi, tanto guardi. Il problema delle malattie ce li hanno tutti, ce li hanno i panettieri, i poveretti, che sono sottoposti e sono colpiti duramente i panettieri dal glutine. Hanno, infatti molti poi sono costretti ad abbandonare la loro attività. Ce l'hanno chi alleva mucche, chi trasforma il latte, perché la salute, il sistema immunitario non guarda in faccia a nessuno. Lui guarda solamente in faccia gli alimenti che noi buttiamo dentro in questo grande laboratorio chimico che è il nostro stomaco. Per cui se dentro quello stomaco ci finisce del cibo giusto e adeguato, il nostro sistema immunitario è felice e contento. Non ci porterà mai dei grossi problemi addosso. Buonasera alla nostra telespettatrice, grazie per aver avuto il coraggio di chiamare. E comunque la cosa che forse è passata inosservata ma è importante, lo dico a tutti i vegetariani che hanno sostituito la carne con il seitan, attenzione perché è pieno di glutine e quindi talvolta può dare dei grossi disturbi. Ah, è un concentrato di glutine. Sì. Il primo effetto che ha sulle donne che lo usano in modo continuato, proprio lo sviluppo di cellulite a tutto spiano. Questo voleva essere un grande deterrente. Sì, sì, sì. Questo qua a volte è un grandissimo deterrente, come l'acne per i ragazzi o le ragazze. Propongo una piccolissima pausa pubblicitaria, però dopo questa colpo notizia alla vanità, sì, siamo completamente sconvolti. No, non è la vanità, è anche quello è un segnale, anche la cellulite è un segnale. È che poi viene considerato un segnale estetico, ma invece è un segnale che il corpo umano sta accumulando liquidi e grassi sotto la pelle, il che non è un bel lavoro perché impedisce praticamente l'eliminazione dell'eccesso di calore attraverso la pelle. Sì. Quindi c'è tutto, il corpo umano è un equilibrio termico, un equilibrio idrico, un equilibrio del sangue, di tutto. Noi siamo in piccolo l'esempio del grande equilibrio che governa l'universo, il pianeta e tutto quanto. Okay. Siamo pieni di equilibrio, l'equilibrio acido-base nello stomaco, tutto. Nel nostro microcosmo. Viviamo in equilibrio, tutto, sì. Con quell'asta come fanno quelli che attraversano le cascate, no? Mi ricordavo da bambino proprio vedere questi che andavano ad attraversare su un cavo d'acciaio le cascate del Niagara con la loro asta, l'equilibrio, questo. Ne riparliamo alla fine della pubblicità. Sì. Ben ritrovati, questa è l'ultima parte che noi faremo in diretta con il dottor Mozzi, quindi purtroppo, non perdiamo tempo. Purtroppo esatto. Il tempo è sempre brevissimo. Eh sì.
passa via molto velocemente, fin troppo. L'argomento meriterebbe forse 10 puntate. Allora, sappiamo per certo che il signore di Brescia, quello che era stato anche così carino, ci aveva fatto i complimenti e non potrà più essere messo in contatto perché ha grossi problemi al suo telefono, quindi non eravamo noi in questo caso. Non mancherà occasione in futuro. E in attesa della prossima telefonata vorrei chiedere al dottor Mozzi se c'è qualche cosa che ci vuole di nuovo suggerire, quindi sperimentare un'alimentazione diversa. E per questa sera l'attenzione è tutta rivolta ai latticini e ai cereali, che poi sono i grandi capisaldi della nostra alimentazione. Sì, no, moderna. Siccome sono sempre uno molto curioso, no? E mi chiedo sempre, mi piacerebbe sapere, mettermi in contatto con qualcuno in Cina, dico la Cina perché ha delle abitudini alimentari opposte alle nostre, vedere quali anche sono gli altri tipi di abitudini, vedere, ne sì, parleremo prossimamente. E già lì posso invece andare a indagare. Comunque muoiono anche loro di tumore. Appunto, capire là invece dove non usano frumento e latte, la stragrande maggioranza dei tumori, che comunque sono decisamente inferiori ai nostri, di andare a vedere dove hanno origine. Nella soia, in chi non tollera la soia e magari la usano frequentemente, nel tè, che non è tollerato granché bene pressoché da nessuno, il tè comune, il tè fermentato. Il tè verde sì, però. Col tè verde sì. O anche nel riso, che può a lungo scatenare e indebolire il DNA delle persone, il genoma delle persone può già perché gli includere e inglobare nelle varie generazioni, danneggiare e poi creare queste patologie che invece qua sono state create dall'uso e dall'abuso di questi alimenti. Rispondo alla telefonata, sì. Poi vorrei farle una domanda, me l'appunto. Buonasera. Buonasera, sono il signor Ambrogio. Buonasera. Da dove chiama? Da Mantova. Siccome io purtroppo nella mia famiglia ho subito due gravi perdite, sia di mia moglie che di mia figlia, con due malattie completamente diverse. Uno carcinoma polmonare e la figlia linfoma non Hodgkin. Però tutte e due zero positivo. E si alimentavano con pane, pasta e latticini. Ecco, volevo sapere... Lei quanti figli ha? Io ho altri due figli, due maschi, però uno è zero positivo e l'altro è A positivo. E la figlia nella scala dei suoi figli che posto occupava? Prima, seconda o terza? Seconda. E lì sicuramente ha telefonato tra l'altro una persona che ha avuto una patologia simile a quella di sua figlia, che ha dovuto togliere dalla sua vita per vedere regredire i linfonodi proprio tutta una serie di alimenti. Ma certamente, guardi, dietro il tumore al polmone, e sua moglie era una fumatrice? Sì. Quante sigarette fumava? Ma intorno a un 15 sigarette al giorno. Un pacchetto al giorno. E latticini ne usava? Sì, abbastanza. Tutti i giorni praticamente? Più o meno il latte, perché lei faceva la cuoca all'asilo. E sicuramente dovrete stare attenti, i suoi figli dovranno stare attenti. Poi lì bisogna vedere, potrebbe essere che il tumore si sviluppa lungo la linea femminile. È tra le altre possibilità. Non bisogna escluderle, come la signora che aveva telefonato che nella sua famiglia i tumori si sviluppavano con le persone che avevano il gruppo A essenzialmente, e qua invece sono state colpite due persone femmine, il che potrebbe esserci una caratteristica, che c'è qualcosa nei geni di queste persone della parte femminile che determinate sostanze possono scatenare delle forme tumorali. Ma certamente da cancellare dalla vita dei suoi figli, poi dipende da loro. Quanti anni hanno adesso i suoi figli? Uno ha 28 anni e uno 7 anni. Dovranno stare attenti, attentissimi,
Sicuramente quello di 7 anni potrebbe essere che, visto che il decesso della mamma, quindi la mamma no, ha... il secondo bambino è di un'altra madre. Ho capito, quindi no, allora non se ne parla. No, niente, la storia allora è sul primo, il primo deve stare all'occhio. Ecco, occhio sicuramente ai cereali e ai cereali soprattutto col glutine. Sì. Salutiamo questo telespettatore, lo ringraziamo. Devo dire che immagino come si sia sentito, cioè quanti come lui possono aver collegato la morte o la malattia di un proprio caro alle cose che lei ha detto, dottore, stasera, che fanno sicuramente riflettere ma provocano anche un po' di pugnalate al cuore, perché con il senno di poi si pensa come avrei potuto intervenire, come sarei potuto intervenire, rimediare. L'angoscia che si crea sicuramente tanta. Perché... come mi sarei comportato in maniera differente, ecco. E la domanda che volevo porle era sul discorso delle quantità degli alimenti. Quando noi parliamo di consumo di latticini, lei a volte ha parlato abuso di latticini, ma significa non dobbiamo mangiarne mai? Possiamo permetterci di mangiarne poco oppure di mangiarlo una volta ogni tanto? Ah, ma lì c'è sempre poi le caratteristiche individuali, poi c'è la variabile individuale. Nel senso che una persona che ha sviluppato una patologia come il tumore, vuol dire che ha un sistema immunitario di una sensibilità spaventosa. Quindi anche piccole quantità. Per cui bastano anche piccole quantità per rimettere in moto dei processi biologici proprio tremendi. Quindi la risposta è drastica in questo caso. Ah, è facile, sì. Poi lo vedremo. Mentre anche... perché lei a volte chiede quale numero dei figli, cioè nel senso quale posizione occupava, primogenito, mediano, ultimogenito, perché che senso ha questo? Man mano che le persone, ad esempio i primogeniti sono messi al mondo dai genitori che sono più giovani, che quindi hanno avuto meno possibilità di incamerare nel loro genoma, nei loro geni, delle caratteristiche che possono portare a delle modificazioni. Perché qua non c'è da pensare che il DNA degli esseri umani, il genoma, è stampato nell'acciaio, indelebile e rimane tale quale. È modificabile, è modificabilissimo. I geni sono qualcosa che si possono proprio modificare. È lì che devono capire i ricercatori, adesso quelli che si occupano di tutte queste ricerche, di capire chi li può fare modificare questi geni. E tra le tante tantissime cause non devono tralasciare che il cibo sbagliato e scorretto, che può creare determinati fenomeni di infiammazione cronica e perdurante per tempi e tempi lunghi, può portare a delle modificazioni dei geni, il che può portare proprio a uno scombussolamento di tutta una serie di meccanismi biologici. Mi verrebbe un'altra domanda. Quindi un figlio primogenito che è nato da genitori, tanto per dire, di 20 anni, è ben diverso da un figlio messo al mondo dai genitori quando ne hanno 30. O ancora di più quando i genitori sono alle soglie dei 40, come sta succedendo adesso. Ecco, la già anticipate quelle potrebbero essere le prossime domande, però rispondiamo all'ultimo telespettatore della serata, visto che siamo già quasi oltre il tempo limite. Buonasera. Pronto? Pronto, buonasera, sono Nuccia da Milano. Buonasera. Senta, io volevo chiedere alcune informazioni. Io ho avuto un tumore al seno, sono stata operata nel 2004 e ho fatto la chemioterapia, la radioterapia e poi mi hanno prescritto il tamoxifene. Ho avuto delle reazioni allergiche, mi hanno cambiato la pastiglia, ma io sinceramente non ho preso più nulla. Ora come ora sembra che vada tutto bene nonostante tutto, però ho problemi di noduli tiroidei. Volevo chiedere a lei, c'è qualcosa che permetta questi noduli lei di reprimere o perlomeno... Quanti anni ha, signora? Quanti anni ha? 50. E il suo sangue qual è? RH zero positivo. Zero positivo. Beh, la storia del tumore al seno con grandissima probabilità
se l'è creato con l'uso del latte o yogurt o formaggi, signora? Sì, sicuramente, soprattutto quando ero piccola mi alimentavo con tantissimo latte. No, no, ma quello che era piccolo li ha smaltiti. Lei a che età l'ha sviluppata? A 40 sui 45 anni? Sì. No, no, la storia è stata negli anni quando il metabolismo ha cominciato a rallentare. Quindi lei, signora, cancelli dalla sua vita latte, yogurt e formaggi, compresi anche quelli di capra, che così tale la testa al toro. Ho capito. E si mangi le capre e lasci stare il latte. Ma la storia dei noduli alla tiroide, dietro, signora, c'è l'uso del frumento. Sì. Sì. Ma funziona bene la tiroide? Diciamo che è a fasi alterne, a volte iper e a volte ipo, sì. Cioè è a fasi alterne. Si dimentichi di mangiare il frumento, signora? Solo il frumento? Sì, poi ci sarebbero tante altre cose. Comunque quello lì è il maggior responsabile delle tiroidi che saltano qua in questa parte del pianeta, dove abbiamo le abitudini a mangiare questo tipo di cereali. Poi facilmente anche l'eccesso di altri cereali le può portare ad avere un mal funzionamento della tiroide e allo sviluppo di noduli. Ma mi scusi, io mangio molto orzo, avena. Signora, li lasci perdere. Niente? Basta. Quindi orzo, avena, niente? Li dia dei polli e dei tacchini e poi se li mangia. Va bene, la ringrazio tantissimo. Buonasera. Buonasera a lei, è una strage. Buonasera. Quando viene il dottor Mozzi io ho questa visione di strage di pollai. Ma i popoli che hanno mantenuto. L'unico animale sempre... che può ringraziare il dottor Mozzi è il maiale, perché da quando ci ha incontrati ha sempre detto la carne di maiale no, ma forse anche il bue. Ho trovato una brava filippina che mi ha detto: io sono cristiana. Ho smesso di mangiare la carne di maiale quando ero piccolina, perché mangiando la carne di maiale ho visto che grigliata uscivano i vermi dal grasso, e da allora non ho più mangiato carne di maiale. Che brava cattolica, che brava cristiana. Cosa c'entra il cattolicesimo, scusa? C'entra perché anche i cristiani non mangiavano maiale, poi sono degenerati. E adesso solamente gli ebrei musulmani non mangiano maiale. Anche noi non lo mangiavamo. Come? Sgozzavano gli agnelli come i musulmani. A Pasqua. Questo è il motivo. A Pasqua c'era. Per cui io le volte devo concludere la trasmissione. Ma è il ciclo della vita. Inorridita, questo. Per cui dopo ci metto. Vita. 3 settimane a riconciliarmi con il dottor Mozzi. Ma non gli agnelloni grandi, gli animali grandi, i musulmani non li macellano quelli piccoli. Solo noi italiani che vogliamo gli agnellini da latte. Contrarissima alla macellazione, come si chiama? Kasher, come si chiama? Corrito. Che è una tortura inammissibile. Ma non è vero, è una tortura inammissibile. In tutte le chiese a Pasqua vengono affissi i paramenti sacri. Sono rimasto ripirato, è vero. Ci sono i paramenti sacri in tutte le chiese a Pasqua, dove c'è l'agnello con la spada che fa uscire il sangue dalla gola. Per dire che questa era la tradizione dei veri cristiani, di quando il cristianesimo era legato proprio saldamente. Due ore di agonia. Abitudini. Ma non è vero, che due ore? Anche 4 ore di agonia, perché muoiono lentamente. Ma non è vero. Soffocati dal loro sangue. 2 minuti. Mamma mia, questo è un argomento sul quale non saremo mai in piena armonia. Vi voglio raccontare la storia a proposito di sostanze, di alimenti. Mi è capitata a Belgioioso una bambina di 4 anni e mezzo strepitosa. Per capire che anche piccole quantità di alimenti comuni, naturali, possono portare ad avere problemi di malattia. Cose anche che sono di uso comune, come una mela. La bambina Lara. Inverno 2006-2007, strapiena di problemi bronchiali, broncopolmonari, 7-8 fenomeni antibiotici a tutto spiano. Inverno 2007 e 2008,
questa bambina, Lara, non ha più avuto nulla. E questa bambina Lara, di 4 anni e mezzo, mi è venuta a dire: Piero, lo sai che quando mangio la mela cruda mi viene la tosse? E se invece mangio la mela cotta non mi viene la tosse? 4 anni e mezzo. Bello spirito di osservazione. Sì, incredibile. Come una persona educata bene a 4 anni e mezzo ha già capito come funziona la sua salute. Bello, bello, veramente, questo esempio che ci ha portato. 4 anni e mezzo, arrivava malapena al banco, strepitoso. Ci sono quarantenni che se gli si dice: ma prova a togliere, ma allora cosa mangio, ma allora cosa faccio, ma allora modo di fare. È la cantilena, è il ritornello che sentiamo, ma allora cosa si mangia? Ma dopo il dottor Mozzi non so più cosa mangiare. Me l'hanno detto. Il dottor Mozzi provoca veramente queste crisi, però non è detto che una crisi poi alla fine non sia benefica, nel senso che una revisione del nostro modo di mangiare, di vivere, anche. È cominciata la crisi alimentare oramai, è cominciata. Bisognerà che ci abituiamo a tirare la cinghia. Ah beh, la crisi sanitaria è già cominciata da un po', quindi bisognerà che la crisi alimentare del mondo è già cominciata. Sì. E adesso con la crisi dei cereali, il sovrapprezzo dei cereali. Mamma mia. Okay. Allora sentiamo Federica Bandirali per le conclusioni. Vi ho sentito abbastanza tesi di sopra. Sì, perché il telefono questa sera, nonostante il tema comunque fosse decisamente scottante, è stato molto, molto squillante in tutte le varie fasi della trasmissione. Comunque, posso precedere un attimo che dico di questo problema. Sì, ma a lei le conclusioni. No, di questo problema dei tumori, la conferenza che terrò a Bobbio in agosto, mi sembra venerdì 22 agosto, comunque chi vorrà venire telefoni magari al centro turistico, al comune di Bobbio, sarà proprio dedicata ai tumori e lì sarà una serata, più di 2 ore, 2 ore e mezza proprio di contatto diretto con le persone, quindi non è lontanissimo agosto. A Bobbio. Palazzo Comunale? Sì, nel Palazzo Comunale, quindi ci sarà questa possibilità. Quindi ci sarà spazio. E ci sarà, come è avvenuto l'estate scorso, di parlarsi proprio, di confrontarsi. E invece il 22 di maggio a Piacenza, presso il centro comunale della Farnesiana, che è in una zona di Piacenza, facciamo un incontro e parleremo anche lì di questi problemi. Per cui se ci sono persone che abitano in zona e che vogliono un contatto diretto e che vogliono porre delle domande, invece qua non c'è tantissimo spazio, magari lì si può invece... Allora, il 22 maggio a Piacenza, alla Farnesiana, sì, di sera, quindi dopo cena? Sì, sempre alle sera, alle 21, di giorno non si può perdere tempo. Mentre a metà agosto invece abbiamo detto... Invece deve essere venerdì 22 agosto, se non sbaglio, poi dovrebbe essere, è a Bobbio, quella lì a Bobbio. Allora, dovrebbe venire su anche nella nostra zona qualche volta. Bobbio, Brescia, è Bergamo. Una magnifica località dell'Appennino Bobbio. Emiliano, provincia di Piacenza. Come in provincia di Piacenza, vicinissimo a Bobbio, c'è la cooperativa Le Mogliazze, dove il dottor Mozzi vive con sua moglie e i suoi figli e un gruppo di persone che lo seguono, collaborano con lui e un po' di lupi circostanti oramai. Sì. A Ottone, a 20 km sopra Bobbio, hanno sbranato 7 pecore. Un branco di lupi. Senta, non continui a lamentarsi, abbiamo detto che dobbiamo andare insieme a parlare con i lupi. No, con i lupi. No, a parlare con l'assessore per stabilire una politica, una linea per affrontare i lupi. Mi viene sempre in mente San Colombano. I lupi sono protetti, ma anche gli uomini devono essere protetti. Uno dei suoi miracoli è stato quello di addomesticare l'orso. L'orso le aveva sbranato il bue che li trainava la rattura, allora San Colombano ha addomesticato l'orso e l'ha giocato. Bisogna diventare dei santi, bisogna studiare da santo. Va bene, Federica concludi che poi... Sì, allora ne approfitto per dare i recapiti del dottor Mozzi via internet www.mogliazze.it, mentre l'indirizzo email è mogliazze@libero.it e il numero di telefono tanto sospirato dai telespettatori è 0523 936633, giusto? Sì, mi spiace che lo diamo solo per voce, non abbiamo fatto una pagina, però penso che...
se tu lo ripeterai lentamente tutti, no? Ripetilo lentamente, sapendo l'intasamento delle io vorrei fare un appello ai malati. Insistete, tempestate i medici, tempestateli, costringeteli a prendere in considerazione anche l'aspetto alimentare di un tumore. Ci sono un sacco di ospedali, un sacco di centri, un sacco di personale. Questo qua è l'unico settore della medicina che non comporta nessun costo aggiuntivo e può dare dei risultati strabilianti. Non dico che risolverà tutto al 100%, per l'amor del cielo non sono così folle da pensare. Ma la maggior parte dei medici sorride a questa cosa. Ma che sorridano, ma che sperimentino, che scavino. Lo so. Mi piacerebbe che ce ne fossero parecchi di medici in ascolto questa sera e che a qualcheduno fosse sorto il dubbio che forse lei, dottor Mozzi, ha ragione. Tanto anche i medici capita di avere dei tumori e solamente lì capiscono che quella medicina non funziona. Solamente quando sono colpiti direttamente loro e i loro familiari. Certo. Ma indagate proprio, soprattutto ai giovani medici, a loro che va... che devono, perché sennò vengono tirati su col paraocchi e capiscono solamente di medicine o di interventi e basta. Abbiamo veramente finito? Il numero in sovraimpressione è arrivato, quindi ripetiamo il sito internet, sì. www.mogliazze.it, e il numero di telefono è 0523 936633. Il dottor Mozzi ha anche un numero di cellulare, ma non ve lo possiamo dare, inutile che insistete, tentate di corromperci. No, tanto a Mogliazze non prende. A Mogliazze non prende, per cui il cellulare resta riservato. No, ma adesso prima o poi ci riproponiamo di scrivere delle cose, no? Con Antonella, quando abbiamo un po' di tempi. Ah, posso già anticipare stasera? Che ho fatto, non Fabrizio? Ho fatto una papera via l'altra, se le mettevo allo spiedo accontentavo il dottor Mozzi. Le papere sono un po' pesantucce. Ah, signore, pollo. Toglie invece, il maiale. Invece il tacchino e il pollo, tanto per dire, qua ci andiamo d'accordo pressoché tutti. Ecco, da noi si usa molto, anche le mamme e i bambini fanno la carne di vitello, io sono contrarissima. Prima cosa perché il vitello, per avere la carne bianca, è mantenuto anemico ed è allevato solo a latte. E poi il vitello è un animale che deve ancora crescere. No, poi si deve sviluppare bene, ma come gli agnellini, no? È un crimine macellare gli agnelli da latte, è un crimine. Non va fatto. Va fatto come giustamente fanno i musulmani, gli ebrei, che li macellano grandi. Cos'è questo amore stasera per i musulmani e gli ebrei, dottor Mozzi? No. Perché ma hanno perché una tradizione alimentare. Ma io, guardate, l'integrazione, per l'amor del ritengo, cielo. Eh? Ritengo le religioni causa, ognuno è libero che ci siano le religioni, ma ritengo le religioni causa di grandi guai nella storia dell'umanità. Passati, presenti e anche futuri, sicuramente. Però ci sono dei comportamenti giusti e dei comportamenti sbagliati. I musulmani e agli ebrei, a loro, va dato atto che non usano la carne di maiale. Tanto per dire, i musulmani hanno come loro abitudine alimentare quello di fare il kebab, che è carne, non di maiale, arrostita su degli spiedi, senza l'aggiunta di grassi, anzi il grasso cola, che se non avessero il difetto di proporlo col pane e strapieni di spezie, potrebbe andare benissimo. Chi tollera il tacchino e il pollo si mangia il kebab di pollo e il tacchino, chi tollera il manzo se lo fa di manzo e via dicendo. Ma certamente è molto più valido il kebab delle pizze, decisamente meglio. Dà meno problemi. Senta, il kebab, dottore, dà meno il kebab. Gente, ma la pizza è una combinazione che non c'è nessuno che tollera, la comunissima pizza. Allora, Marco, inquadra il viso frumento, di frumento, sentente pomodoro, di Antonio napoletano verace, che gli ha toccato la pizza. Ma il napoletano verace. Il cibo cult, la pizza anche, l'abbiamo messa in bando. Ma il napoletano verace deve andare a scavare nella storia di Neapolis, città potente della Magna Grecia e di tutto quanto, che mangiavano le pizze ma fatte coi legumi, con il pesce. E Napoli era una città potente, non ridotta come è ridotta adesso. Va bene. Dall'uso delle pizze.
Poi buttano io via passo... meno roba, insomma. Sì. Io passo in saluti. Tutte queste farine. Sono felicissima che il nostro Gianni ha resistito tutta la sera in diretta in nostra compagnia. Sì. Questa si è la prova che riesce a... sto recuperando abbastanza. Veramente, a passare un'intera giornata, non dico lavorativa, ma... sta ritornando a quello che era una volta, ma meglio, stavolta meglio, con maggiore rispetto per i suoi tempi e i suoi limiti, maggiore amore di te stesso, è una cosa bellissima. Cioè. Ringrazio Federica Bandirali. Grazie a te Antonio, che io saluto e rivedo tutti. Sì. Ma inquadratevi tutti ragazzi, perché chi sta in studio... Antonio è parte europeo e parte napoletano, e assomma... le due qualità, no? È un altro. Allora inquadratevi se potete, anche Marco, sono veramente bravi i nostri ragazzi in studio, non parliamo anche chi è in regia, sempre costretto a una grande attenzione, perché noi non rispettiamo, non facciamo, non rispettiamo scalette. Chi è andato in onda? Ronny. Bene, perché le dirette qui a Telecolor durano parecchio tempo e quindi il lavoro fisico del cameraman di grande concentrazione poi su due piedi è veramente importante. Ringrazio anche la regia, se vi potete inquadrare e farvi vedere, non so, ok, un saluto a tutti i ragazzi. Noi, dottor Mocci, si va in onda fra circa un mese, 13 di giugno, e qui si parlerà di malattie autoimmuni. Quindi, ok. Un altro argomento da, ecco, da 90, ecco. Certo, benissimo. Sigla, ricordatevi, 22 maggio a Piacenza, alla Farnesiana, diceva? Sì, presso il centro commerciale. Il 22 agosto. Presso il centro commerciale Farnesiana. Ah, il centro commerciale. Il quartiere 4, lì c'è la sede del centro comunale. È una zona di Piacenza. I piacentini possono seguirla. Ringraziamo il pubblico che, come sempre, è molto caloroso con il dottor Mozzi. E concludiamo con una parola di speranza per chi ci ha seguito. E abbiamo visto che chi ha telefonato in genere portava una testimonianza diretta di positiva. Sofferenza, di battaglia. Sì, alcune sono positive. State positive. Non disperatevi, per l'amor del cielo. Continuate, se potete, le vostre cure con fiducia, ma provate, introducete questo elemento nuovo che vi ha portato il dottor Mozzi. Fate un esame attento di quello che mangiate e incominciate a togliere, tranquilli, di fame non morite, ma starete sicuramente meglio, anche se siete malati di tumore. Grazie, a presto. Buona serata. Saluto anch'io tutti, ricordatevi, se si vuole si può. Si può fare, veramente. Sei testimonial, eh? Questa è storia di vita vissuta. Ci vediamo la prossima volta. Perché Antonella...